Allora ricominciamo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Mi presento io intanto, poi chiedo a voi, visto che siamo, insomma, un numero adeguato, non chiedo ulteriori presentazioni perché so che l'avete fatto più volte, quindi non vi farò fare quello che avevo pensato di farvi fare. E allora mi presento io, sono Ludovica De Angelis, presento con questa foto. Che mi riprende insieme a delle colleghe, sette colleghe, qua siamo sei perché una è delle nostre colleghe è maternità, ma siamo in realtà un gruppo di 8 persone con le quali ci occupiamo di progettazione europea in ambito culturale e formativo. Più o meno dal 2005 lavoravamo insieme in un istituto culturale a Roma, insomma, un istituto di livello nazionale che operava su progetti europei ormai da tempo e poi da 2 anni, seguendo un po' anche le indicazioni che arrivano dall'Unione Europea per questa spinta all'imprenditorialità, abbiamo deciso di dare vita ad una nostra associazione che si chiama Melting Pro Laboratorio per la Cultura, con la quale proviamo in maniera autonoma questa volta a portare avanti appunto iniziative di tipo culturale e formativo. Formative con un po' di difficoltà, però quindi diciamo che quello che vi porto qui oggi è soprattutto un'esperienza pratica, quindi approfittate anche soprattutto di questo. Un'esperienza pratica prima con un grande ente e poi con un piccolo ente nel mondo dei finanziamenti nazionali ed europei per la cultura. Che cosa faremo in queste 2 giornate? L'ho voluta mettere da un punto di vista di competenze, quindi alla fine di questi 2 giorni spero che sapremo tutti un po' orientarci nel settore dei finanziamenti europei per la cultura, in modo particolare analizzeremo il programma Creative Europe, che è il nuovo programma appunto per gli operatori del settore culturale, e poi faremo delle esercitazioni pratiche in cui mi piacerebbe insomma che fossimo tutti coinvolti per cercare di elaborare un'idea progetto che possa essere valida, che risponda ai requisiti richiesti appunto dai bandi, in modo particolare dal bando Creative Europe, che ancora non esce, ma insomma più o meno sappiamo quali sono e quali saranno le priorità, e magari riuscire anche a capire come costruire una rete di partenariato. Gli strumenti che utilizzeremo sono degli strumenti con cui so che forse vi siete già un po' messi alla prova, pratici che prevedono lavori di gruppo e che in qualche modo sono presi in realtà non dalle metodologie tradizionali di progettazione che normalmente ricadono sotto il nome di Project Cycle Management, ma prendiamo degli strumenti che derivano da altri settori come il design thinking, il visual mapping, che si basano quindi soprattutto su metodologie di visualizzazione delle cose. In fondo sono tutti strumenti che trasversalmente ci aiutano a ragionare per progetti. E che sono quelli che noi sperimentiamo normalmente nella nostra attività di progettazione quotidiana. So che vi siete presentati, una cosa però vi chiedo, uno sforzo ulteriore che non so se avete fatto già nelle precedenti, perché io avevo delle domande per voi a cui credo che abbiate già risposto, però una la chiedo e magari a coppia ci ragionate 2 minuti e poi ognuno mi dice quello del vicino, la competenza, una vostra competenza speciale, cioè una cosa in cui voi credete di essere forti, che sia una competenza professionale specifica, io so fare di conto. Quindi sono bravissima per esempio nel budget, potreste, mi piace la matematica. Oppure una competenza trasversale, cioè io me la cavo molto bene nei gruppi interculturali. Vi faccio un esempio. Ora siamo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quindi a coppie ragionate su una vostra competenza, ditelo al vostro amico che poi ce la racconta. E poi ce la scriviamo su un post-it e l'attacchiamo su questo foglio. È importante sempre che ragioniamo per skills. Cioè le competenze che abbiamo e quelle che dovremo in qualche modo cercare all'esterno. 5 minuti proprio, 2 minuti, il tempo di ragionarci un attimo. Sì, perché almeno facciamo un sapere e un saper fare. Ludovica, piacere. Allora, io la prima volta che comunque
Ah. Abbiamo avuto delle esperienze con la progettazione, con le scuole, quindi i progetti bond e core. Sì. Quindi comunque mi sento, il mio background è questo. Okay. E cosa faccio ora? Lavoriamo tantissimo con le scuole, con il turismo scolastico e quello che spero di portare in casa comunque di imparare un po', avere un po' una base, capire come funziona la progettazione. Competenza speciale, io sono brava a organizzazione. Viaggi all'estero, l'organizzazione. Quindi capacità organizzative. Quindi soprattutto sui viaggi. Esatto. Delle esperienze magari riusciamo a creare comunque, vabbè, oltre ai vari viaggi, imparare la lingua, comunque anche degli scambi culturali a livello di stage. Quindi nell'organizzazione. Ma è una scusa, lavori nel settore turistico? È un tour operator. Quindi capacità organizzativa. Vabbè, io mi sono un po' presentata, mi occupo di progettazione con questa associazione, principalmente con questa associazione, quindi è un po' la sfida di questo momento. Che cosa spero portarmi a casa? Ovviamente per me queste occasioni rappresentano comunque un momento anche di sperimentazione delle mie competenze, degli strumenti che noi sperimentiamo con voi in fondo, sono un po' delle nostre cavi. E quindi sono qui anche per questo, fondamentalmente, per vedere se le metodologie che noi apprendiamo all'estero sono funzionali anche a livello nazionale, perché un po' sono tutte cose che abbiamo appreso in progetti all'estero. E come mia competenza, soprattutto all'interno di un progetto, di un gruppo di lavoro, mi sento di essere una persona che sa ascoltare e cerca di andare e supportare le altre nei momenti di difficoltà. Il team pro dove di base? A Roma. Quindi io scrivo la tua competenza, l'ho rotto subito, finito così lo streaming. Allora, siamo riusciti a sapere la competenza? Come si mette? Al contrario? Allora, tu scrivi la mia. Sì, attività di supporto, di... Avete scritto? Ecco, sì, infatti, cercate una parola che sappia identificare la competenza. Scrivetemelo con... scrivetemelo magari con il pennarello, così si legge. Tenendo altro. Scrivetemelo con il pennarello così lo leggiamo. Ma dobbiamo farne uno per uno. Tu mi scrivi quello di. Poi me lo presenti. Io ho scritto anche monitoraggio delle tecniche. Ok, perfetto. Questo adesso tieni la tua. Dimmi il tuo nome. Lo scriviamo. Tu è la prima volta o già la scorsa settimana eri qua? Tutti eravate qui anche la scorsa settimana? Ok, quindi già vi eravate tutti presentati. Più volte. Questa l'avete fatta? Hai visto? Adesso chi ha fatto? Avete fatto? Scrivetemelo con un pennarello, così lo leggiamo quando lo attacchiamo. Ci siete? Bene.
questo è di qualcuno. Non è facile ragionare sulle proprie competenze, eh? Non è... Peraltro, ora le vediamo, ma siamo, tendiamo normalmente a dare delle competenze molto ampie, no? A definire delle competenze ampie. Ma per quello che serve a noi va bene, però quando ragioniamo sulle nostre competenze dovremmo andare sempre molto nel dettaglio per capire quello che abbiamo e quello che dobbiamo incrementare. Allora, ci siamo? Voi? Individuate? Perfetto. Allora, io inizio dicendovi di Rossana. Rossana, sapete, lavora nel settore turistico, è qui per imparare qualcosa sulla progettazione europea e ritiene di avere come capacità quella di essere una buona organizzatrice, di capacità quindi di organizzare spostamenti, nella maggior parte dei casi, quindi spostamenti e team. Ok, lo teniamo qui. Rossana? Okay, allora, Ludovica lavora per Melting Pro e progettano, sviluppano dei progetti culturali. Allora, lei ritiene di essere comunque della sua competenza? La sua è un'attività di supporto, di monitoraggio delle tecniche utilizzate, cioè attraverso questi incontri valuta se effettivamente ciò che loro stanno sì. Questo facendo... è perché sono qui. Esatto. Ah, okay. La mia competenza che ho ritenuto è l'attività di supporto e di ascolto, diciamo, delle persone che si avvicinano a questi tipi di... Del gruppo, del soprattutto, gruppo, sì. Di lavoro. Sì. All'interno del gruppo di lavoro un'attività di supporto. Ok, l'attacchiamo. Vai. Presentatevi che io non so i vostri... Allora, io sono Sara e Marta, che è qui accanto a me... ritiene di avere come competenza quella della rendicontazione, in quanto l'avrà sviluppato sicuramente durante la sua attività lavorativa, e soprattutto gestione di situazioni di rischio nell'ambito lavorativo specifica e non in quello personale. In ambito professionale, che è comunque già qualcosa. Grazie. Quindi io sono Marta. E Sara invece è bravissima, perché l'ho vista all'opera, nella gestione di gruppi di scambi culturali, e poi è una brava traduttrice e quindi si occupa di questo. Ok. Ciao, sono Alessio. Christian, che ho già conosciuto in varie esperienze, ha un'ottima capacità di coordinamento di gruppi multiculturali, aiutata e supportata dalle sue conoscenze linguistiche. Benissimo, allora lo attacchiamo. Quindi io sono Cristian. Alessio invece, grazie alle sue esperienze all'estero e anche non, ai suoi studi, praticamente ha una vasta conoscenza di politiche europee. Ah. Io sono Emanuela. Selene, grazie anche alla sua esperienza, ha la capacità di comunicare efficacemente all'interno di un gruppo, quindi di cogliere quelle che sono le idee e aiutare la comunicazione sia all'interno che all'esterno del gruppo. Perfetto. Emanuela invece è molto brava nella mediazione tra gruppi di diverse culture, perché fa parte dell'associazione Intercultura e quindi lavora con ragazzi dai 15 ai 18 anni che provengono da varie nazionalità e quindi riesce a mediare tra diverse culture. Quindi, Emanuele. Grazie, le attacchiamo tutte e due. Ciao. Salve, adesso ti coinvolgiamo, stiamo cercando di capire una competenza specifica di ciascuno di voi. E dici la tua. Così, a freddo. A freddo. Appena arrivato. Piacere, Ludovica, io, sì. Io
penso all'interno di un gruppo di lavoro di essere in grado di offrire un supporto ai miei compagni, quindi laddove serve so rendermi disponibile. Questa che penso che sia una mia capacità. La mia è la pazienza all'interno di un gruppo, credo. Ti chiami? Alessandro. Grazie, così a freddo se abbiamo subito. Ti va di scriverlo su un foglio così poi lo attacchiamo? Grazie. Facciamo uno scambio. Io sono Chiara e conosco personalmente Federica, quindi io stessa ho sperimentato il fatto che lei sia molto brava a motivare all'interno di un gruppo e a supportare. Io sono Federica e Chiara, grazie ai suoi studi, ha delle conoscenze linguistiche che l'hanno portata poi a fare anche delle esperienze all'estero, e grazie a queste esperienze che sono state condivise anche con me, ho avuto modo di vedere la sua capacità di sapersi relazionare in un contesto multiculturale, facendo quasi da mediatrice tra le diverse culture. Quindi due persone con capacità di mediazione. Lo attacchiamo. Dunque, Francesca punta molto sulle sue competenze linguistiche, visto che si è laureata in traduzione e ha fatto diverse esperienze all'estero, e quindi anche ha preso la capacità di adattarsi abbastanza bene in diversi contesti, diciamo, culturali, e quindi queste sono le sue doti sulle quali punta anche nel lavoro di gruppo con altre persone. Allora, invece Marco ha studiato comunque scienze politiche e si occupa tuttora di servizi anche, no, per la progettazione, quindi sicuramente oltre a queste conoscenze tecniche, quello che può apportare, insomma, come una sua competenza speciale, è la capacità di ascolto e anche di coordinamento all'interno di un gruppo, nel senso che oltre, insomma, cioè, sa, insomma, quando, no, proporre le sue idee, come valutare anche le idee di ascoltare e cogliere le idee degli altri, quindi penso sia una capacità. Abbiamo un coordinatore che ci mancava. Bene, attacchiamo anche i vostri contributi. C'è un'ultima persona che è arrivata. Salve, buongiorno. Che è lei? Si chiama? Ah, il microfono. Dovete ricordarmelo. Stavamo cercando di ragionare sulle competenze di ciascuno, chiedendo una competenza speciale. Cioè, quella che sente di avere, qui è forte, che può far valere anche all'interno di gruppi di lavoro, che comunque la visione d'insieme, la logica, la visione critica. Benissimo, queste, quindi una mente. Sì. Lo scriviamo su il post-it, così poi lo inseriamo. Sì, qualità, sì, sì. Sì, grazie. Nome e competenza. Poi vediamo a che cosa ci serve questo schema, perché ci servirà, oltre a esserci conosciuti in qualche modo. Allora, intanto però iniziamo ad esplorare le opportunità per la cultura che arrivano dall'Unione Europea. Qualcuno di voi ha mai progettato nell'ambito di un programma Cultura 2000 o Cultura 2007-2013? Avete già fatto qualche progetto nel settore culturale? Come? Ti sei occupata della progettazione? È stato approvato? Sì, con la finanza, poi sono uscita, quindi non so precisamente. Com'è andata? Non completamente, perché lì poi. Il microfono, scusa. Va bene. Allora, quindi invece, per chi non l'ha mai fatto, cerchiamo di capire che cosa ci chiede l'Europa in ambito culturale. Innanzitutto sapete che siamo in un momento di passaggio, in un momento abbastanza particolare. C'è chi ha studiato chi studia le politiche europee, non so se nella prima settimana avete un po' parlato di Europa 2020,
comunque siamo ovviamente in un momento, sì, in un momento di passaggio tra la vecchia programmazione, quella 2007-2013, e la nuova programmazione che dovrebbe portarci a, appunto al 2020, con non dei cambiamenti o degli stravolgimenti enormi rispetto alla precedente programmazione, ma ovviamente con delle novità, con dei nuovi obiettivi, con delle nuove priorità che sono state stabilite soprattutto alla luce del periodo ovviamente di crisi, di difficoltà economico-finanziario che non ha portato al raggiungimento degli obiettivi che ci si era fissati con la strategia di Lisbona, quindi con la programmazione 2007-2013. Quindi ci sono novità anche per il settore culturale e creativo che rispondono tendenzialmente alle novità della macroprogrammazione europea, perché parliamo di finanziamento diretto che si inserisce nell'ambito della macroprogrammazione europea Europa 2020. Innanzitutto non parliamo più di programma cultura ma di programma Creative Europe, quindi parliamo di creatività. Che cosa si intende secondo voi per creatività? Cioè perché parliamo di creatività e non più di cultura? Io ho scritto là la parola cultura. Che cosa vi fa venire in mente la parola cultura? Sì. Come prima idea potrebbe essere quella di conoscenza e condivisione, diffusione della conoscenza. Posso scrivere a cosa? Conoscenza e condivisione, poi? Condivisione e diffusione, insomma, intendevo. Sì, proprio a suggestione. Patrimonio. Sì, dite che io... Insieme dei saperi. Saperi. Vicino a conoscenza lo metterei. Poi? Dite anche per associazioni, andate anche oltre. Tradizione. Storia. Chi vuole? Ah, tu fai il velino. La valletta. Forza, cultura? Lingua. Lingua nel senso di diversità linguistica? Che è parte della cultura. La lingua, conoscenze linguistiche. Sì. Che si lega a lingua e civiltà. La cultura legata a una specifica civiltà. Basta, cultura non vi fa pensare ad altro? A me fa pensare a... Turismo e soldi. Turismo. Soldi, hai detto? Sviluppo regionale, sviluppo locale. Sono d'accordo? Vabbè, denaro, dai. Sì. Lucro. Guadagno. Mi dici, cultura ti fa pensare al guadagno. Questa è già una novità rispetto a un'impostazione tradizionale che vuole che con la cultura non ci si... Crescita. Crescita. Questo aspettavo da qualcuno. Crescita. Quindi sviluppo, l'abbiamo detto. Interesse? Nel senso di curiosità, di... In questo caso? Di appetito alla conoscenza. Sì. Propensioni anche, no? Individuali. Proprio a ruota libera potete dirmi. Curiosità. Curiosità. C'è qualcosa. Va bene. A me fa pensare a... Mosaico. Bello. Stavo dicendo molteplicità, un po' racchiude l'idea dei pezzetti che si uniscono. Sviluppo in tal senso di crescita? Sì, va bene. Sviluppo. Dovreste aver iniziato a sentir parlare di alcuni termini e io uno lo voglio mettere. Innovazione. O un altro, formazione. Basta?
Per basta, non è che dobbiamo, se non avete più altro, basta. Occupazione e quindi e metto risorse umane. Ok. Ok, teniamoci intanto queste, alcuni termini chiave che ci possono far partire per parlare di questo settore. Cultura è tutto questo, è anche forse qualcosa in più. Per settore culturale e creativo intendiamo quindi tutti quegli operatori e tutti, tutto quel settore all'interno del quale chi opera produce beni o servizi che fanno leva su valori culturali o su espressioni artistiche, a prescindere dal valore economico che si hanno. Siano essi soggetti profit o soggetti no profit. All'interno quindi del settore culturale e creativo rientrano una pluralità di soggetti davvero molto ampia, che va dalle gallerie, che fanno ovviamente conservazione e valorizzazione di patrimoni culturali, a musei, i beni culturali tangibili, a industrie o società che fanno sviluppo tecnologico e che operano nel settore dei beni culturali. L'enogastronomia fa parte del patrimonio culturale? Sì. Quindi tutti gli operatori anche del settore turistico o enogastronomico rientrano nell'ambito del settore creativo-culturale, a prescindere, ripeto, che l'attività sia profit o non profit. Tutte le imprese che si occupano in qualche modo di cultura, cioè che producono beni e servizi che fanno leva su valori culturali, tangibili e intangibili. È ovviamente l'apertura al bene culturale intangibile che rende il settore aperto alla partecipazione di molti enti, di molti soggetti, perché non parliamo solo di beni, di patrimoni reali e tangibili, ma anche di un patrimonio, di tradizioni, qualcuno ha messo di storia, di cultura legata ai territori. E perché la cultura è importante per l'Europa? Perché la cultura entra in Europa come priorità, come politica? E quando c'entra? C'entra in ritardo rispetto forse ad altri ambiti di interesse, perché entra con il Trattato di Maastricht, con l'articolo 151 diventato articolo 167 del Trattato di Lisbona. Sapete che insomma siamo arrivati, quindi dopo un processo normativo di vari anni, l'Unione Europea è un'unione di diritto, si basa sui trattati, noi quello cui facciamo riferimento al Trattato di Lisbona, perché lì si è interrotto il processo che non ha portato poi alla invece all'entrata in vigore della Costituzione Europea. Quindi molti degli articoli che vedremo fanno riferimento al Trattato di Lisbona, al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che hanno rivisto il Trattato di Maastricht. Il fondamento quindi è quello dell'articolo 167 del Trattato di Lisbona, che recita così: l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune. Che cosa significa questo? Che si parte dalla consapevolezza di un'estrema diversità tra tutti i popoli e tra tutti i paesi europei, diversità che significa identità culturale specifica, differente, che deve essere tutelata e valorizzata attraverso i programmi e i finanziamenti che arrivano dall'Unione Europea, e allo stesso tempo deve mettere quello che si vuole mettere in luce è questo retaggio comune, questa appartenenza ad una comunità, ad un'unione che fa riferimento a dei valori condivisi, nonostante le diverse identità territoriali e locali. Quindi ogni progetto deve partire dalla valorizzazione dell'identità culturale locale per arrivare ad una condivisione e a favorire la conoscenza reciproca, perché solo attraverso la conoscenza reciproca delle identità e delle culture si può arrivare alla costruzione di una vera cittadinanza europea. Questo rende la cultura come strategica in Europa per la creazione di uno spazio europeo condiviso e soprattutto di quella cittadinanza europea che è un obiettivo, se vogliamo, in generale della macro programmazione europea. Se già lo era nel 2007-2013, è diventato un obiettivo ancora più importante nella nuova programmazione 2020, Europa 2020, perché si ritiene che gran parte di questo, anche dello scetticismo che si ha nei confronti dell'Europa, sia legato alla non conoscenza
delle opportunità che arrivano dall'Unione Europea e della non conoscenza dei diritti che noi abbiamo in quanto cittadini europei. Incrementare il senso di appartenenza all'Unione e quindi incrementare la consapevolezza di tutti i popoli dei diritti e delle opportunità legate al fatto di essere cittadini europei e quindi incrementando la loro partecipazione alla vita europea può favorire ovviamente la creazione di una vera comunità, unione di persone. E la cultura è strumentale a questo, è fondamentale per incrementare questo senso di appartenenza. Paradossalmente, quindi si inizia da qui, cioè si inizia da quelle che sono le specificità di ogni territorio. Le identità culturali locali non vanno perse in questi progetti, nonostante la condizione essenziale per partecipare a progetti europei sulla cultura sia ovviamente quello di mettersi in una rete partenariale e di fare dei progetti che abbiano una valenza sovranazionale, che travalichi i confini nazionali e quelle che sono ovviamente le culture dei territori. Però questo non si perde. Quindi partiamo dalla consapevolezza di una dimensione interculturale. Ne avevo trovata un'altra, peraltro, di mappa con, diciamo, delle, insomma, coprole, che era anche molto più crudele, se vogliamo. C'era mafia sparso più in un po' di aree. Non si perde questo, ma si valorizza e si mette in rete. La cosa paradossale è che nonostante si sia capita l'importanza, se vogliamo, della cultura come elemento fondante, come elemento che possa permettere davvero la creazione di questa cittadinanza europea, saprete che la cultura non è stata inserita tra le priorità europee per Europa 2020. Nella strategia Europa 2020. Prima era stata inserita come priorità insieme alla tutela ambientale. Adesso la cultura non è più una priorità. Quello che si dice è che questo sia frutto un po' di una cattiva gestione che è stata fatta dei fondi per la cultura nella vecchia programmazione e un po' è legata al fatto che la cultura sia trasversale a tutti gli altri settori. È evidente che comunque salta agli occhi che in uno Stato, in un'Unione come quella europea, la cultura non sia una priorità politica. Quindi che cosa significa questo? Che se vogliamo cercare, orientarci e trovare finanziamenti per la cultura, li troviamo sia nel programma a gestione diretta, chiaramente dedicato alla cultura, che comunque è rimasto, o dobbiamo andare a cercarli trasversalmente negli altri settori di intervento, cioè negli altri programmi. E questo però è un approccio che io anche vi voglio in qualche modo trasmettere in questi giorni, cioè un approccio ai progetti culturali, ai programmi culturali deve essere un po' questo, quello cioè di farlo in un'ottica di funding mix, di ricerca di fondi e di spazi per promuovere le nostre idee, i nostri progetti anche in altre aree, in altri settori in cui prima non immaginavamo magari di poterci inserire. Un Horizon, che è un programma per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, può prevedere un progetto dell'Horizon, può prevedere al suo interno parti in cui chi si occupa di cultura si inserisce per lo sviluppo di contenuti culturali che poi saranno resi fruibili attraverso l'utilizzo magari di tecnologie innovative. Ecco, è vero, la cultura non è più una priorità, cerchiamo per i nostri progetti di guardare trasversalmente a tutti i settori per capire come andare ad inserire le nostre proposte e questo dobbiamo farlo per se vogliamo ovviamente cercare di promuovere i nostri progetti. Quindi la cultura ha quel valore che ci siamo detto, ma soprattutto la cultura, visto che abbiamo messo guadagno, visto che abbiamo messo sviluppo, quello che si sta cercando anche di trasmettere è che in realtà la cultura sia fonte, uno, di occupazione, due, di guadagno. È uscito un articolo pochi giorni fa sulla Repubblica, non so se l'avete letto, in cui si diceva che in Francia il mercato culturale dà più occupazione di quello delle automobili e rappresenta una percentuale più alta del PIL nazionale. Ecco, l'idea che la cultura possa generare crescita, sviluppo anche economico, è un'idea probabilmente un po' recente, ma è l'impostazione fondamentale anche, deve esserlo anche nei nostri progetti.
Che cosa significa che può creare sviluppo economico? Significa che facendo leva sui beni culturali, sulle tradizioni, sulle identità culturali, i nostri progetti dovranno sempre più favorire anche lo sviluppo non solo sociale e culturale dei nostri territori, ma anche la crescita e lo sviluppo economico, attraverso approcci di sistema che prevedano il coinvolgimento di stakeholder diversi sui territori. Mi spiego meglio. Nel vecchio programma 2000, io ho iniziato con un progetto nel programma 2000, programmazione 2000-2006, era un progetto che prevedeva lo sviluppo di una ricerca fatto da diverse biblioteche, una a Roma, una in Francia, a Parigi, a Londra, a Bruxelles, sui luoghi dell'esilio di uomini di spicco che durante la Seconda Guerra Mondiale erano stati costretti ad abbandonare i propri paesi. Una ricerca desk che portò alla realizzazione di un CD-ROM in cui si riportarono i risultati di questa ricerca e che venne promossa nelle scuole. Questo era un progetto culturale che era stato finanziato dall'Unione Europea. Già nel 2007-2013 un progetto di questo tipo non sarebbe mai stato ammissibile, perché un progetto di questo tipo innanzitutto non è sostenibile, cioè non porta dei risultati a lungo termine, oltre la fine stessa del progetto, e quindi non ha un impatto sul territorio, non comporta nessun tipo di crescita. È vero, ha un impatto limitato, raggiunge degli obiettivi specifici, quello di fare la ricerca, di promuovere magari sul territorio una storia di un periodo particolare, la storia di persone di rilievo, ma non ha un impatto reale su quel territorio, né tantomeno a livello europeo. I nostri progetti devono essere progetti di sistema, devono prevedere innanzitutto il coinvolgimento di soggetti che abbiano competenze differenti. Non più ricerche desk, ad esempio, fatte in varie biblioteche, ma i nostri progetti devono far incontrare enti e persone che abbiano competenze differenti, cioè un comune, piuttosto che un ente di ricerca, piuttosto che un ente che fa formazione, piuttosto che un'impresa, perché questo può essere garanzia di una sostenibilità maggiore del progetto e di un impatto maggiore che il progetto può avere. Avete sentito parlare di distretti culturali? Voi peraltro a Lecce, Lecce è candidata capitale europea della cultura, no? Qual è il punto di partenza? Che facendo leva sui beni culturali si possa generare un indotto anche economico sul territorio. È questa l'idea. Ma come lo faccio? Lo faccio attraverso il coinvolgimento di stakeholder, di tutti gli stakeholder, dagli enti di formazione, alle strutture ricettive, alle imprese, alle associazioni del terzo settore. Questo è l'approccio che dobbiamo avere ai nostri progetti culturali, perché questo ci viene richiesto dall'Unione Europea, perché questi progetti possano effettivamente avere un impatto rilevante sui nostri territori, sui territori in cui andiamo ad agire, e ancor più poi ovviamente a livello europeo. Peraltro una novità rispetto alla programmazione, alla precedente programmazione, ritorniamo alla ricerca desk fatta nelle varie biblioteche sui luoghi dell'esilio. Già nel 2007-2013 questo progetto, a parte per il fatto di rappresentare di non avere sostenibilità, perché non prevedeva il coinvolgimento di partner con competenze diverse, era un progetto che non era più ammissibile, perché termine chiave della nuova programmazione era il concetto di mobilità e di circolazione. Un concetto che non solo viene ripreso nella nuova programmazione, ma viene anche rafforzato ulteriormente. Che cosa diventa fondamentale? Diventa far muovere gli operatori culturali e far circolare l'oggetto culturale, i prodotti culturali. Questo che cosa ha comportato? Il fatto che io non potessi più fare nel vecchio programma cultura una ricerca desk, ma che dovessi necessariamente muovermi e andare a studiare magari in un altro, o a fare un workshop in un altro paese europeo, piuttosto che uno scambio con gli altri partner a livello europeo. Da un punto di vista pratico ha portato ad una crescita dei costi, delle spese vive.
avete approcciato un po' l'idea dei costi, delle spese, dei budget. Se un conto è che io faccio una ricerca nel mio paese, nella mia biblioteca, un conto è che io devo spostarmi o che devo addirittura spostare i prodotti culturali. Non faccio più un CD-ROM, che ha un costo bassissimo. Devo fare magari una mostra itinerante, che ha un costo più elevato, con una difficoltà enorme per gli enti culturali, soprattutto per gli enti culturali più piccoli, di poter accedere a questo tipo di finanziamento. Quindi al termine della vecchia programmazione, non me l'ho messa, ma al termine della vecchia programmazione, 4 sono state le criticità che sono emerse, sono venute alla luce. Prima di tutto, per l'appunto, un'estrema difficoltà per gli enti più piccoli di poter accedere al programma. Voi pensate che il settore culturale è un settore estremamente frammentato, perché a fianco alle associazioni culturali come la mia o come quelle di altre persone che lavorano sui territori, esistono degli enti grandi che hanno altri modelli di business, che hanno altri fatturati, che hanno un'altra modalità di gestione delle attività. Quindi un settore estremamente frammentato, con difficoltà anche di trovare e di avere dei dati statistici validi per tutti gli operatori. Tant'è vero che nel nuovo programma si finanzieranno anche studi e ricerche sul settore, perché non è paragonabile l'attività, modello di gestione di un'associazione locale con quello della TET. Quindi estrema frammentazione, estrema difficoltà per accedere ai finanziamenti per molte associazioni culturali, anche perché considerate che il programma Cultura 2007-2013 cofinanziava il 50%. Questo significa che il restante 50% lo dovevano mettere i soggetti del partenariato, con una difficoltà, anche qui enorme per le associazioni più piccole, di assicurare una quota di cofinanziamento. Sapete la differenza tra cofinanziamento e finanziamento, no? Più o meno tutti. Ditemi quando ci sono cose che... Perché il 50% peraltro? Perché il finanziamento dell'Unione Europea in ambito culturale è molto basso rispetto ad altri programmi, anche l'Erasmus, l'LLP che assicurava un 75%. Il 50% è molto poco. Perché? Perché voleva essere un contributo ad iniziare. L'Unione Europea vedeva il programma Cultura come un programma di supporto volto a favorire la creazione di reti che dovevano poi essere in grado da sole di portare avanti le iniziative al termine del periodo di progetto finanziato. Quindi era un aiuto iniziale, come un contributo ad avviare un'attività che poi sarebbe dovuta essere portata avanti dal partenariato. Per questo la necessità di partenariati solidi. Di partenariati però che dovevano avere la capacità anche finanziaria per portare avanti ovviamente progetti con un'alta quota di cofinanziamento, cosa che molti non potevano fare nel vecchio programma Cultura. Quindi vedremo come col nuovo programma si cercherà in qualche modo di venire incontro a queste esigenze. Quindi estrema frammentazione del settore, estrema difficoltà per gli enti di assicurare il cofinanziamento e allo stesso tempo di accedere ai prestiti. Perché sapete che intorno al settore culturale non c'è una grandissima fiducia, quindi non sono molte le compagnie assicurative o le banche in grado di accettare richieste di prestito, di credito da parte di associazioni culturali. Vi capiterà, se non vi è già capitato, di avere difficoltà anche a fornire delle fideiussioni, cosa che viene richiesta spesso per dei progetti europei, e non tutti gli enti sono disposti a concedere fideiussioni ad associazioni o enti che operano nel settore culturale, perché non danno garanzie, perché il bene culturale è difficilmente al bene culturale è difficile dare un valore economico, perché molto spesso ha un valore che travalica quello di mercato.
e però questo non è garanzia per gli enti. D'altra parte, un programma cultura che non era riuscito a portare in questi 7 anni precedenti di programmazione al raggiungimento dell'obiettivo generale che ci si era posti, c'era quello della creazione di uno spazio culturale europeo in cui le differenze culturali venissero valorizzate per la creazione di una vera cittadinanza europea, valorizzate e portate a conoscenza. Questo non si è raggiunto, perché alla fine dei 7 anni di programmazione quello che si è evidenziato è che le differenze sono quasi aumentate e soprattutto a causa delle barriere linguistiche e della difficoltà di molti cittadini europei di parlare o di comprendere un'altra lingua straniera, sicuramente non si è creato quello spazio culturale europeo condiviso. Non è stato raggiunto l'obiettivo. Al microfono le devo dare. Allora, in sintesi, cioè il meccanismo generale è questo. L'Italia, cioè tutti i paesi finanziano, danno una quota all'Unione Europea. Sì. Quindi, in un certo senso, devolvono la loro politica, quella più generale. Si privano di risorse per darle all'Europa. L'Europa pianifica, decide che la cultura non è più finanziabile come prima, quindi è come darsi sulla zappa, con la zappa sui piedi, insomma, perché tu rinunci a una tua politica eventuale culturale interna, dai soldi a un ente sovrastrutturale, sì, e poi non ti ritornano le risorse. Allora, entriamo in un discorso complicato, quello dell'assegnazione. Chiedevo conferma del. Allora, la verità sulla è che. Descrizione di questo meccanismo. Del meccanismo, sì. La verità è che la programmazione, la macroprogrammazione europea 2020 viene fatta ovviamente a livello di Unione Europea e vengono messi a disposizione una serie di fondi nel bilancio europeo che vengono raccolti attraverso diversi meccanismi, ma principalmente su una percentuale sui redditi nazionali. Quindi è ovvio che la parte maggiore di questi finanziamenti sono quelli degli stati, che vengono poi ridistribuiti secondo ovviamente una divisione dei territori in base alla ricchezza, allo sviluppo dei territori, quindi vengono dati maggiormente a quei territori che ne hanno maggiore bisogno per motivi di sviluppo. Innanzitutto ci sono due tipi poi di fondi diretti e fondi indiretti. Gli uni sono quelli strutturali che vengono poi lasciati gestire dagli stati, sono i fondi indiretti gestiti indirettamente. Gli altri sono i fondi diretti come questi, in cui comunque ci sono anche opportunità per la cultura e per tutti gli altri sui diretti, ma non significa che sugli indiretti non ci sarà lo spazio, non è più una priorità. Prima, se prendevate, qualcuno avrà letto il quadro strategico nazionale, se avete operato con i fondi strutturali, la priorità 5 era la valorizzazione dei beni culturali, insieme unita come novità era l'unione dei beni culturali con quelli ambientali. Non c'è più come priorità, perché le priorità di questa nuova programmazione sono quelli legati alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, e quindi prima di tutto sono innovazione e ricerca, sviluppo tecnologico, formazione, sostenibilità ambientale, lotta alla povertà. Queste, fondamentalmente sono queste le priorità, sono 11 priorità. La cultura dovrebbe essere trasversale a molte di queste. Non c'è più come priorità iniziale, non significa che anche nelle programmazioni nazionali non si possano prevedere interventi a favore della cultura. È chiaro? Ok. Quindi questa era la situazione, l'analisi di contesto, per cui un settore culturale abbastanza in difficoltà, che non era riuscito a raggiungere gli obiettivi che ci si era auspicati. Da qui nasce il nuovo programma Creative Europe. Il nuovo programma Creative Europe. Presentiamo prima così, se si apre.
Devo avvicinare qua. European cinema and culture are set for a major boost. Under the new Creative Europe program, the European Commission will increase its support to the film industry and the culture sector to 1.8 billion euro. That's an increase of more than 35% on current levels. With the increased budget that we are proposing, tens of thousands of professionals from both the cultural and audiovisual sector will be able to make the most of the single market, as well as reaching new audiences, both in Europe and beyond. Without this support, it would be very difficult, even impossible, I would say, for these people to break into new markets. The Commission estimates that at least 100 million people would be reached through projects financed by Creative Europe between 2014 and 2020. No, no, ma già sono provato. Would receive more than 900 million euro. That's compared to 755 million under the existing media programme. And culture would get 500 million euro. That's 100 million euro more than now. Creative Europe would support 2,500 European cinemas and the distribution of more than 1,000 European films. 300,000 artists and audiovisual professionals would receive funding to reach new audiences, and it would enable the European Union to contribute to the translation of more than 5,000 books. The European Commission is also proposing a 200 million euro guarantee fund, which would allow small businesses in the cultural and creative industries to access up to 1 billion euro in bank loans. Every euro spent by the European Union in the area of culture generates substantially more returns in terms of quality of life, social benefits, and of course in the economy. Creative Europe supports and promotes cultural and linguistic diversity, intercultural dialogue, but it also promotes the Europe 2020 objectives for jobs and sustainable growth. Mi dispiace che non si sia sentito molto. Comunque, innanzitutto c'è stato un taglio anche a questo programma, quindi non sono 1.8 miliardi, ma sono 1.4. La novità, la prima novità, è che sotto il cappello Creative Europe vengono inseriti più programmi. Questa in realtà è una tendenza che si ha un po' in tutti gli altri programmi di settore. L'idea è quella di eliminare dei programmi simili tra di loro per evitare un'estrema frammentazione degli interventi e quindi favorire la promozione di interventi più strutturati che abbiano maggiori impatti. Quindi molti programmi sono stati inseriti all'interno di grandi aree, come avrete visto Gioventù in Azione è stato inserito insieme ai programmi per la formazione dentro Erasmus+. Quindi dentro Creative Europe entra il vecchio programma Cultura, ma entra anche il vecchio programma Media. Tant'è vero che se nel 2007-2013 il programma era aperto a tutte le imprese del settore culturale ad esclusione dell'audiovisivo, ovviamente con questo nuovo programma non c'è più questa limitazione ed è davvero aperto a tutti gli operatori del settore creativo culturale, comprese piccole e grandi imprese del settore creativo, piccole e medie imprese del settore audiovisivo. All'interno quindi c'è il vecchio programma quadro Cultura, Media, Media Mundus, più uno strumento nuovo, una novità, abbiamo visto anche nel video, che viene introdotta nel nuovo programma, che è uno strumento che dovrebbe agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese culturali. Innanzitutto, quando parliamo di impresa culturale, dobbiamo ricordare che c'è stata una nuova impostazione che, se vogliamo, arriva proprio dall'Europa, quindi molti bandi fanno riferimento ad imprese nel senso che ci viene dato proprio dall'Unione Europea. L'impresa è qualsiasi attività che prescinda, è qualsiasi soggetto giuridico, a prescindere dalla sua natura giuridica, che svolge, anche se in minima parte, un'attività di natura profit. Un'associazione culturale che ha una parte di attività profit può essere considerata un'impresa. Piccola, ovviamente, o media, dipende poi da alcune condizioni, tra cui numero di dipendenti e fatturati.
il fatto di inserire e di definire impresa anche tutti quegli enti che prima operavano nel settore culturale è comunque, se vogliamo, una novità. Ed è importante perché fate caso che anche molti bandi nazionali oggi scrivono che sono aperte alle imprese, così come definite in un documento che arriva direttamente dall'Unione Europea. Quindi andatevi a riprendere quel documento e capirete che anche se non siamo SRL o se non siamo per natura giuridica delle società, possiamo partecipare a quei bandi. Questo te lo ritrovo, però ce l'ho, quindi ve lo posso dire. Quali sono gli obiettivi generali del nuovo programma? Perché ci interessano innanzitutto gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici? Sapete, gli obiettivi generali del programma dovranno diventare gli obiettivi generali del mio progetto. Per obiettivo generale intendiamo tendenzialmente gli obiettivi a lungo termine, quelli che dovrebbero portare ad avere un impatto reale a livello sovranazionale. Quindi l'obiettivo generale è la promozione della salvaguardia e la salvaguardia e la promozione della diversità culturale e linguistica europea. Veniamo da un'analisi del settore che ci ha portato ad evidenziare come le differenze linguistiche siano state un ostacolo alla creazione di uno spazio europeo comune. Le differenze sono una ricchezza, ma sono allo stesso tempo un ostacolo. Valorizziamo quelle differenze cercando di promuoverle per avvicinarci. E allo stesso tempo, come obiettivo generale, abbiamo un obiettivo che serve ad inserire il programma quadro, il programma Creative Europe all'interno della macroprogrammazione, ed è quello del rafforzamento delle capacità degli operatori e delle strutture culturali, affinché anche il settore contribuisca a favorire quella crescita inclusiva, intelligente e sostenibile che è il macro obiettivo, l'obiettivo a lungo, le tre priorità della nuova programmazione. Quindi i nostri progetti dovranno fare riferimento a questi grandi obiettivi generali, che sono gli obiettivi raggiungibili nel lungo periodo. Poi abbiamo degli obiettivi specifici. L'obiettivo specifico di questi, gli obiettivi specifici del nuovo programma sono legati fondamentalmente a favorire quel rafforzamento delle strutture culturali, proprio perché abbiamo anche detto che ce ne sono molte di strutture piccole che non erano in grado di partecipare sia per capacità operativa che per capacità finanziaria di operare a livello europeo. Quindi dobbiamo sostenere con i nostri progetti la capacità di questi soggetti culturali di operare a livello transnazionale, rafforzare le strutture, promuovendo anche qui la circolazione. E poi vi ho evidenziato alcune parole, alcuni termini chiavi che tornano, forse qua manca, non abbiamo messo, l'idea del pubblico. È vero che anche nel vecchio programma un obiettivo specifico era la promozione della circolazione delle opere, ma c'è un passaggio ulteriore con il nuovo programma, la promozione della circolazione delle opere, ma con l'obiettivo di raggiungere nuovi pubblici. L'attenzione all'audience, che approcceremo meglio domani. Comunque guardate come nei vari obiettivi e poi nel programma ritornano più volte. Ancora, rafforzare la capacità finanziaria delle piccole e medie imprese che operano a livello culturale, perché appunto non potevano accedere a quei finanziamenti, e sostenere la cooperazione politica transnazionale, favorendo sviluppo, innovazione, audience development. Noi abbiamo messo sviluppo, innovazione, ci manca tutta la parte qui del pubblico, tra le parole chiave, se vogliamo, tra sviluppo, come idea di sviluppo e rafforzamento di pubblici e individuazione di nuove
opportunità di nuove audience. Quindi, due termini chiave nella nuova programmazione. Il primo è capacity building, cioè questo rafforzamento delle strutture degli operatori e soprattutto il rafforzamento degli operatori legata alla necessità anche di reinventarsi, se vogliamo, in un mercato che cambia. Il settore culturale è un settore che si sta trasformando, che si è anche trasformato nel corso degli ultimi anni, soprattutto perché il prodotto culturale è diventato sempre più un prodotto digitale, o quantomeno ci sono molti prodotti culturali digitali. Questo ha significato, che cosa, e significa, da una parte la necessità dello sviluppo di nuove competenze per gli operatori del settore culturale, perché siano in grado di affrontare i cambiamenti del settore, dall'altro nuove possibilità di mercato. Quindi la priorità è proprio quello di rafforzare le competenze degli operatori dando nuove, trasmettendo nuove competenze che li rendano in grado di affrontare le trasformazioni attuali. Considerate che la formazione e il rafforzamento delle competenze degli operatori è considerata comunque una priorità trasversale a tutti i programmi. È vero che esiste un programma specifico che finanzia la formazione durante tutto l'arco della vita, ma il rafforzamento di competenze specifiche e trasversali delle risorse umane è priorità trasversale in ogni settore. Soprattutto perché si considera la formazione uno strumento di risposta alla crisi economica e soprattutto alla crisi del mercato del lavoro. Quindi in molti programmi troveremo trasversalmente il concetto, l'idea di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore, che si realizza all'interno di questi programmi non attraverso specifiche attività di formazione. Significa che all'interno del programma non vengono finanziati dei corsi di formazione, ma significa che la formazione degli operatori culturali, grazie a questi progetti, avviene attraverso fondamentalmente gli scambi, la possibilità di lavorare e scambiare competenze con operatori di altri paesi, di andare all'estero, perché l'altro concetto chiave rimane la transnazionalità e la circolazione, di andare all'estero per rafforzare, aumentare, ampliare le proprie competenze. Una formazione intesa quindi nella sua accezione di formazione non formale o, se vogliamo, addirittura formazione informale. L'avete fatta questa differenza? Ecco, attraverso questi programmi anche per il settore culturale si promuove anche la formazione, soprattutto un rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso la circolazione. Sì, scusate, ma non sono abituata. Purtroppo, se fosse per me. No, chiedevo se in questo quadro cioè di punto di interscambio in cui la formazione è continua, come si risolve il problema delle barriere linguistiche? Non so se ne parlavamo prima con qualcuno di voi, forse sì. Perché questa è una cosa che mi viene spesso chiesta quando facciamo questi laboratori, no? Dice, allora, si è visto che una delle difficoltà, una degli ostacoli maggiori proprio alla creazione di questo spazio culturale europeo è la differenza linguistica. E allora io che faccio? Promuovo ancora di più gli spostamenti che però penalizzano chi non ha quelle competenze linguistiche, che magari non va, non si muove, non gira. E allora, questi sono considerati degli strumenti anche per rafforzare ovviamente le competenze linguistiche e le capacità di inserirsi in un contesto interculturale, cioè tutte quelle competenze trasversali degli operatori.
E ve lo dico per esperienza personale, perché anche le opportunità che sono all'interno del programma Erasmus, il vecchio LLP, che prevedevano mobilità individuali, quindi erano delle vere e proprie borse di studio per andare a fare formazione all'estero, è vero che che richiedevano una conoscenza minima di base della lingua, ma poi erano esse stesse opportunità per il rafforzamento delle competenze linguistiche. No, no, sono anche per adulti. Allora, Erasmus, non facciamo confusione, perché il vecchio Erasmus ovviamente era una linea nell'ambito dell'LLP ed era rivolto agli studenti universitari. All'interno dell'LLP c'erano anche opportunità di formazione per adulti, che non erano nell'ambito della linea del sottoprogramma Erasmus, ma erano nell'ambito di altri sottoprogrammi, tra cui Grundtvig. Il Grundtvig vedeva opportunità e dava opportunità di formazione all'estero per adulti senza limiti di età. Ecco, questo li ritroveremo anche, no? Dico, non facciamo confusione con Erasmus Plus, che invece è il nuovo programma, c'è questa ambiguità adesso quando si parla di Erasmus, che non si capisce se si fa riferimento al vecchio Erasmus, che era per gli universitari, o al nuovo programma. All'interno di Erasmus Plus ci saranno opportunità per andare all'estero anche per gli adulti, come prima era nel sottoprogramma Grundtvig. Quindi quelle, ad esempio, sono opportunità anche per incrementare le proprie competenze linguistiche, anche per chi ovviamente non ne ha o magari parte da una base, da un livello più basso. È ovvio che per questo tipo di finanziamenti, cioè parliamo di finanziamenti diretti, che hanno come condizione essenziale, soprattutto quelli del programma Cultura, Creative Europe, hanno come condizione essenziale quella di mettersi in un partenariato di soggetti europei, è fondamentale avere all'interno del proprio team, quantomeno di lavoro, persone che abbiano competenze linguistiche. Questo è un requisito che è necessario, come dire, è necessario sapere che serve, perché posso cercare di capire dove andare a prendere magari quella competenza di cui ho bisogno, se non la posseggo io direttamente. Anche perché sappiate che la cosa migliore per progettare un'Europa è lavorare con un team di persone. Quindi lavorare in team significa formare dei team che abbiano delle competenze differenti, se vogliamo complementari, ma anche molte competenze trasversali, e quindi dobbiamo sapere che è importante inserire persone che abbiano competenze linguistiche. Magari partecipo a progetti europei con persone che hanno maggiori competenze linguistiche di me, che possono magari assumere un ruolo di management, quindi di controllo, di gestione anche del partenariato, ma allo stesso tempo posso approfittare delle occasioni che mi si offre di fare formazione, di fare scambio all'estero, e quella, oltre a essere un'occasione di rafforzamento di competenze professionali specifiche, può anche sicuramente essere un'opportunità per incrementare le competenze linguistiche. Magari non mi occupo della gestione del partenariato, perché lì dovrei avere maggiori competenze. La piccola associazione può sviluppare, anche all'interno, può individuare una risorsa che sviluppi delle competenze linguistiche. Sì, il programma Cultura, e ancora adesso Creative Europe, è un programma che prevede progetti in partenariato, esclusivamente. Ci sono dei programmi in cui si può partecipare anche singolarmente in alcune linee di finanziamento, lo stesso Horizon. Il programma Cultura ha come condizione quella di partecipare in partenariato nei progetti di cooperazione, e questo comporta ovviamente avere tutta una serie di competenze e di capacità volte tanto alla formazione di partenariati internazionali quanto alla loro gestione. Sappiamo più o meno che cos'è un partenariato? Allora, in generale, comunque, quando partecipiamo a progetti europei, così almeno arriviamo, poi faremo anche un piccolo esercizio per cercare di
capire come strutturare il nostro partenariato, quindi domani lo affrontiamo meglio questo discorso. Però in generale l'idea è quella appunto di partecipare con soggetti di diversi paesi europei, e di volta in volta il bando mi indica qual è il numero minimo di soggetti che devo inserire nel mio partenariato, che appunto apportino all'interno del progetto delle competenze specifiche. Quindi soggetti con natura differenti, competenze differenti in diversi paesi europei. Non è possibile trovarsi dei partner nello stesso ambito internazionale? Eh no, non in cultura. No. Parliamo d'altra parte di progetti europei che debbano avere una valenza sovranazionale. Quelli lo facciamo con i fondi indiretti, programmi, progetti locali, lo facciamo con i fondi strutturali. Quindi altra priorità resta il rafforzamento da una parte, dall'altra resta la circolazione transnazionale. La circolazione transnazionale delle persone, delle opere, tutto finalizzato alla costruzione e allo sviluppo di pubblici. È un'impostazione differente proprio rispetto a quella che avevamo in passato. Nonostante fosse comunque fondamentale la circolazione, ora non mi muovo più, e l'obiettivo non è più far muovere un maggior numero di persone, ma è far muovere quelle persone per cercare di raggiungere il maggior numero di beneficiari, di utenti. Ops. A disposizione all'interno del programma abbiamo 1,4 miliardi di euro, considerate che il vecchio programma Cultura aveva 400 milioni di euro, per Cultura adesso ce ne sono 500 milioni, non è molto di più. La maggior parte dei finanziamenti viene comunque destinata al sottoprogramma Media, che resta come specifico settore di intervento e di attività, ed è volto a favorire la produzione e la distribuzione di opere audiovisive europee. Questo perché? Perché la maggior parte dei fondi viene dedicata al settore media. Da una parte perché il settore dell'audiovisivo europeo è in ritardo rispetto ad altri, a quello di altri competitor, quello americano, ma anche se vogliamo quello ormai che arrivano dall'Oriente, mentre si ritiene che, diciamo, per quanto riguarda la cultura, siamo in alcuni settori ancora competenti e competitivi rispetto agli altri, ad altre forze mondiali, e un 13% che appunto viene destinato a questo nuovo strumento, che è uno strumento finanziario e che è volto a favorire appunto l'accesso al credito per le piccole associazioni culturali, piccole o medie imprese culturali. Considerate che l'investimento in cultura in Cina negli ultimi anni è aumentato del 27%. Mentre per l'appunto l'Europa continua a tagliare fondi, così come l'Italia purtroppo di conseguenza. Era stato proposto 1,8 miliardi, l'ultimo taglio c'è stato a giugno 2013. Non siamo ancora, non abbiamo ancora il programma definitivo. Cioè non è stato ancora approvato il programma da Parlamento e Consiglio, abbiamo la proposta della Commissione, ma dovrebbe essere ormai, il testo che abbiamo dovrebbe essere ormai quello di riferimento. A novembre ci dovrebbe essere l'approvazione in plenaria di tutti i programmi che entrano in vigore il 1° gennaio del 2014. C'è stata una presentazione del nuovo programma la scorsa settimana a Bruxelles, in cui ci è stato detto che i primi bandi saranno pubblicati a novembre, a fine novembre, e le scadenze saranno a marzo. Quindi per chi ha intenzione eventualmente di progettare nell'ambito del programma Cultura sa già quali sono i prossimi step. Possono partecipare al programma Cultura tutti i paesi membri, piccole e medie imprese culturali di tutti i paesi membri. Una novità
se vogliamo, interessante è una maggiore attenzione che viene riservata ai paesi terzi, cosa che troviamo non solo in cultura, nel programma Creative Europe, ma trasversalmente anche negli altri programmi diretti. Una maggiore attenzione e l'intenzione di coinvolgere di più operatori di paesi non europei. Questo rende da una parte più interessante, se vogliamo, un'idea della progettazione in ambito culturale, dall'altra potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo nella formazione e nella creazione della rete di partenariale. No, no, il programma ora ormai si chiama Creative Europe. All'interno del programma del Creative Europe prevede una linea di finanziamento cultura, una linea di finanziamento per media, quindi per le imprese audiovisive, e nel programma Creative Europe settore cultura si partecipa in partenariato. Ok, cioè la programmazione nazionale non c'entra più. Esatto. Questo, avete fatto la differenza tra finanziamenti diretti e indiretti? Parliamo di un programma a finanziamento diretto. Non c'entra con i finanziamenti gestiti indirettamente dagli stati membri, cioè i fondi strutturali. Parliamo di finanziamento diretto, finanziamenti che passano dalla Commissione ai soggetti beneficiari. Questa quindi è la struttura che troveremo nel programma, un livello legato proprio alla promozione di progetti culturali, un altro livello per la promozione di progetti nel settore audiovisivo e questo strumento trasversale finanziario. Quello che a noi forse interessa di più approfondire è il livello e il sottoprogramma cultura nell'ambito della programma Creative Europe. Nel sottoprogramma cultura saranno finanziati, saranno utilizzati quattro tipi di strumenti: il finanziamento a progetti di cooperazione, il finanziamento alla creazione di network, quindi reti, il finanziamento di piattaforme e il finanziamento di traduzioni letterarie. Questi sono i quattro strumenti finanziari a cui dobbiamo fare riferimento se vogliamo progettare nell'ambito Creative Europe, ambito cultura. E nell'ambito delle misure di cooperazione rientreranno due tipi di progetti, i large project e i small project. Ovviamente non avendo ancora il programma definitivo, non abbiamo l'articolazione specifica di queste linee di finanziamento. Il fatto di essere small o large dipende dal numero di partner che devono essere coinvolti. I progetti più piccoli dovranno prevedere il coinvolgimento di tre partner di tre paesi diversi, minimo. I progetti large di cinque partner di cinque paesi differenti. Ovviamente poi con un diverso importo di finanziamento. Una novità rispetto al vecchio programma è che è aumentato il livello di la percentuale di cofinanziamento da 50 a 60%. Molto poco, se vogliamo, rispetto comunque resta molto poco rispetto ad altri programmi. Considerate che progettare con il programma cultura, io lo dico sempre, rappresenta ed ha un valore che deve andare oltre al valore strettamente economico, all'idea di un guadagno strettamente economico che la struttura può trarne. Cioè presentare un progetto cultura non significa per la struttura trovare una soluzione alla propria sostenibilità. Significa riuscire con quel finanziamento a coprire le spese legate alle attività che si svolgono, specificatamente per progetto, quando siamo bravi a gestirli. Cioè andare a paro quantomeno con i costi. E un altro consiglio, proprio perché ci sono queste condizioni economiche, inseriamoci magari in reti di partenariato con l'idea di essere partner piuttosto che soggetti capofila a cui viene richiesto un impegno, uno sforzo in termini di lavoro molto elevato rispetto al finanziamento che si ottiene. Quindi l'idea di
partecipare a un programma come questo deve essere un'idea che travalica l'interesse prettamente economico. Questo deve essere chiaro. Giusto un piccolo chiarimento, quando parlava dei finanziamenti ha detto che quindi che il minimo che viene finanziato, quindi un partenariato di 3 paesi praticamente, sì, membri diversi, e poi non ho capito se il 5 invece riguarda magari un progetto più largo, quindi dove il minimo è 5, oppure in generale vengono finanziati da 3 a 5? No, quello più largo, il minimo è 5. Ah, ok, quindi sono due tipi, sì, diversi. Sì, sono due tipi diversi. C'era anche prima una distinzione tra progetti di cooperazione biennale e pluriennale. Okay. C'era una differenza di questo tipo. E sempre in quelli biennali era richiesto un partenariato minimo di 3 soggetti. In quelli pluriennali invece si chiedevano partenariati più ampi. Dico numero minimo perché poi se si vanno a vedere i progetti finanziati, ovviamente ci si rende anche conto che molti partenariati prevedevano, progetti di cooperazione prevedevano partenariati anche più ampi. Comunque, come criterio di ammissibilità, sappiamo che il numero minimo è 3, quindi siamo ammissibili quando comunque abbiamo costruito un partenariato di almeno 3 soggetti differenti di 3 paesi differenti. È questo che viene sottolineato. Poi io posso anche inserire nel mio partenariato soggetti di uno stesso paese, però l'importante è che io abbia soddisfatto la condizione minima necessaria a partecipare, che è quella di coinvolgere 3 paesi differenti negli small project. La sostenibilità non è impedita, certo, secondo un po' diciamo la profittabilità del progetto è impedita, è vietata. Il fatto di fare profitto all'interno del progetto, mi dice? Di fare un... No, io quello che dico che non è impedita, dico che per il tipo di finanziamento che si ottiene all'interno di questo programma, che è un finanziamento che prevede la copertura del 50, adesso sarà del 60, ma comunque di una percentuale non molto elevata dei costi, riusciamo a coprire con quel finanziamento che ci arriva giusto l'attività delle risorse umane che lavorano in quel progetto. Considerando che la maggior parte dei costi che riusciamo a coprire con la parte di cofinanziamento che arriva dall'Europa sono soprattutto i costi vivi, le spese vive, e aumentando il numero dei viaggi, essendo un principio guida quello della mobilità e della circolazione, molti dei costi vivi sono legati agli spostamenti delle risorse e dei prodotti culturali, delle opere. Però riesco a coprire il costo delle persone che lavorano nel progetto. Non riesco a fare plus valore per coprire altri costi. Scusatemi. Allora, se un soggetto che partecipa, cioè un'associazione, un ente che partecipa a questo bando, sì, a questo soggetto è richiesto di fare il mecenate, di cofinanziare la cultura insieme all'Europa, perché deve trovare, sì, il privato dei fondi, il 50 o il 40%. Devo finanziare con le mie risorse interne. Interne. Quindi cioè, con il lavoro delle mie risorse e con le spese che io già sostengo. Le spese generali dell'ente, per esempio. Sì, il 50 o il 60% diciamo dei fondi mi viene fornita dall'Unione Europea. Il, sì, resto dove lo trovo? Cioè se io ho bisogno su 100.000 euro, 60.000 euro Europa, 40.000... Io lo trovo. Ma se io non ce li ho? Esatto, allora ci sono queste. Vado lo in trovo banca io, e li chiedo in prestito. Allora, lo trovo io insieme alla mia rete partenariale. Significa che il cofinanziamento viene assicurato in percentuale differente a secondo del tipo di impegno di attività da ogni componente del partenariato. Ovviamente in percentuali differenti a seconda del tipo di coinvolgimento anche. Normalmente il capofila si assume l'incarico di assicurare una quota più alta di cofinanziamento. È per questo che al capofila normalmente viene richiesta una capacità operativa e finanziaria maggiore di quella che non viene richiesta ai partner.
Tant'è vero che al capofila vengono richieste una serie di documentazioni anche amministrative e bancarie che non vengono richieste ai partner. Quindi il cofinanziamento lo devo assicurare all'interno del partenariato e lo posso fare o portando a cofinanziamento delle spese che il mio ente già sostiene. Se io ho dei dipendenti che pago regolarmente e le loro buste paga mi servono per coprire la quota di cofinanziamento. Ora non vorrei addentrarmi in questioni amministrative, però oppure con le spese di gestione dell'ente che io già sostengo normalmente perché pago la luce, pago il riscaldamento, quelle spese le porto a cofinanziamento. Se non ho la possibilità, perché non ho altre spese, non ho dipendenti, non pago altre persone, il lavoro volontario non è ammissibile, è stato appunto inserito questo strumento di facilitazione di accesso al credito, proprio perché per molti enti, come dicevo, per molti enti culturali era difficile andare a una banca e chiedere un prestito. Quindi un 13% delle risorse destinate al programma Cultura saranno utilizzate per creare una rete di banche disposte a concedere credito alle associazioni. Non sappiamo, perché non abbiamo il programma definitivo, come funzionerà questo strumento. Sappiamo che è come se la Commissione europea si ponesse come garante per le piccole e medie imprese che chiederanno questi crediti agevolati. Quindi sarà creata una rete di enti bancari assicurativi disposti a fare credito alle piccole e medie imprese culturali. Questo dovrebbe aiutare, appunto, a fronte di una difficoltà che c'è stata nella vecchia programmazione, dovrebbe invece aiutare nella nuova programmazione anche gli enti più piccoli a partecipare a questo tipo di programma, dove d'altra parte è stato anche aumentato, seppur di poco, il tasso la percentuale di cofinanziamento assicurata, che comunque è basso, il 60% rispetto ad altri programmi. Cioè c'è sempre una parte importante di cofinanziamento che ha bloccato molto spesso la partecipazione degli enti. Perché la domanda come faccio ad assicurare quella quota di cofinanziamento è una domanda a cui difficilmente si può dare risposta per associazioni che non hanno grandi flussi economici. Però mi fa un po' dare il risposto. Ok, le banche concedono prestiti agevolati. Io per restituire il prestito devo fare profitto, se no come faccio restituire? Questo profitto mi è consentito di farlo all'interno del programma, del progetto? No. All'interno del progetto no. Cioè io devo, è per questo che il progetto... Allora, il progetto mi dovrebbe, alla termine del periodo del progetto, io devo essere in grado di portare avanti quell'iniziativa anche facendo profitto. Alla fine del progetto. Durante, per esempio, posso fare lo stesso evento a pagamento. Se faccio un evento, se faccio un festival itinerante che nell'ambito del progetto finanziato sarà aperto gratuitamente agli utenti, l'obiettivo, se sono stato bravo a creare un partenariato in grado di portare avanti il progetto oltre il periodo del finanziamento, no, anche se il progetto può durare 2 anni, quindi oltre, non devono essere progetti decennali. No, alla fine del periodo del progetto, che può essere anche biennale, devo essere in grado di renderlo sostenibile, di fare quelle economie, di fare anche quel profitto. Ora il meccanismo di restituzione ci verrà spiegato, così come non abbiamo il dettaglio ancora delle linee di finanziamento sui progetti, quello che vi ho detto dei progetti large e small, ancora non lo abbiamo scritto nel programma, è stato detto nella giornata di presentazione che c'è stata la scorsa settimana. Quindi è proprio una cosa che ancora non è stata neanche pubblicata nel bando, perché i bandi ancora non sono usciti. Una cosa che vi può essere utile è sapere a chi fare riferimento. Il programma è gestito, sapete come funzionano questi programmi a gestione diretta? Normalmente vengono gestiti dalle DG.
Le DG, che sono le direzioni generali, ognuna competente per una specifica politica, possono servirsi di altre strutture, che sono agenzie esecutive o le agenzie nazionali. Nel caso del programma Cultura, il programma Cultura fa riferimento alla DG, quindi Direzione Generale Istruzione e Cultura, ma viene poi gestito in una parte, nella parte soprattutto quindi della valutazione, della presentazione delle domande e della valutazione delle domande, dall'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, la Cultura e l'Audiovisivo, cioè l'EACEA. Sul sito dell'EACEA, che vi ho messo qui, troviamo ovviamente tutte... vediamo se funziona, sì, tutte le informazioni rispetto ovviamente il nuovo programma, e qui troviamo i documenti di riferimento e poi quando sarà le call, cioè i bandi aperti. Una cosa che ci può essere utile però ancora di più conoscere è il Cultural Contact Point. Cioè, per quanto riguarda il programma Cultura, a livello nazionale c'è un punto di contatto che si occupa, è stato istituito all'interno del programma e si occupa di fornire informazioni a tutti gli enti interessati ad operare nel settore rispetto alle opportunità di finanziamento, rispetto al programma, rispetto ai bandi. Considerate che molti dei siti oggi sono ancora impostati sulla vecchia programmazione, quindi ancora non abbiamo la nuova struttura. Però insomma i link rimarranno validi, penso che cambierà solo la struttura del sito. Nel sito del Cultural Contact Point, oltre a trovare tutte le informazioni sul programma, la guida e i documenti di riferimento, una cosa che vi consiglio di andare a vedere, da una parte i risultati delle selezioni precedenti, cioè andate a vedere quali sono i progetti che sono stati ammessi a finanziamento nelle vecchie call, perché molto spesso i bandi sono, se vogliamo, anche molto, molto generali. Noi dobbiamo cercare di capire che cosa effettivamente il committente vuole da noi, e per capirlo dobbiamo andare a vedere quelle che sono delle buone prassi, cioè dei buoni progetti che sono stati ammessi al finanziamento. Quindi qui poi, magari questa era per esempio la misura di cooperazione, quindi i progetti di cooperazione, si va al link in cui c'è l'elenco dei progetti selezionati. E poi magari ce li andiamo a cercare su internet. Qua c'è un breve, ovviamente, un breve riassunto del progetto con le indicazioni di base, ma magari ci cerchiamo il sito, ci cerchiamo le informazioni di cui abbiamo bisogno. Un altro link, iscrivetevi alla newsletter, perché scegliete poche newsletter, ma quelle più funzionali, quelle che ritenete che siano più utili per le attività che voi volete, avete intenzione di sviluppare. Scegliete anche un sito che vi dia informazioni sui bandi aperti in generale, che può essere ad esempio un'Europa Facile. Iscrivetevi a quella newsletter con cui potete essere sempre aggiornati sui bandi aperti in quel momento. Quindi iscrivetevi alla newsletter, e soprattutto se è visto che uno dei problemi maggiori per la creazione, per la presentazione di un progetto, è la creazione di una rete di partner internazionali, molti di questi siti offrono poi delle banche dati di partner a cui potete accedere, e potete soprattutto registrare il profilo del vostro ente, della vostra associazione all'interno di questa banca dati, rendendovi quindi disponibili alla partecipazione a progetti europei che prevedono appunto la cooperazione come elemento fondamentale. Sappiate che i Cultural Contact Point esistono in diversi paesi europei, quindi ovviamente possiamo fare riferimento anche alle banche dati dei Cultural Contact Point di altri paesi per ovviamente cercare i partner di cui abbiamo bisogno. E date sempre un'occhiata a quelli che sono gli eventi organizzati, quindi per esempio a Roma il 22 novembre ci sarà la presentazione di questo programma Creative Europe. Ora
Se ne organizzano nell'arco dei 7 anni ovviamente diverse sessioni in diverse sedi, però partecipare a questi eventi può essere anche funzionale al fine di iniziare a creare la vostra rete di partner, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. Vi ho messo alcuni esempi. Ah, un'altra cosa, ma magari questa la vediamo domani quando faremo la parte sul partenariato. Esistono già delle reti europee di enti che si occupano di cultura. Quindi per iniziare a muoversi in ambito internazionale nel settore culturale può essere funzionale anche fare riferimento a queste reti e magari inserirsi in una di queste reti. Domani le vediamo poi nel dettaglio. E vi ho messo alcuni progetti europei. I primi sono dei progetti promossi, mi spiace che appare questa cosa, da soggetti nazionali. Queste dispense io le lascio sicuramente a Selena, che poi, come le altre immagino, sì, e vi verrà sicuramente data. Allora, per farvi un esempio di progetto europeo, questo era Art Tools, un progetto presentato e promosso dalla Galleria d'Arte Moderna di Bergamo, che prevedeva un partenariato di 4 enti ed aveva con, quindi uno francese, svedese, ungherese, e che prevedeva come obiettivo quello di utilizzare l'arte per, come strumento didattico per facilitare la comprensione dei cambiamenti sociali, economici, culturali che stiamo vivendo. Quindi prevedeva una serie di incontri anche di formazione, diciamo, ai formatori, agli operatori culturali e didattici che poi avrebbero dovuto utilizzare l'arte appunto per facilitare la comprensione, soprattutto dei più giovani, delle trasformazioni e dei cambiamenti più importanti a cui assistiamo. Lo strumento era un toolkit, cioè proprio un manuale, un toolkit, un manuale di strumenti appunto che possono essere utilizzati per facilitare questa comprensione, a partire dall'analisi delle opere degli artisti. Già esistenti. Fatti durante il progetto. Ah, fatti durante, sì, il progetto. Quindi normalmente i progetti, sapete, che prevedono lo sviluppo di diverse attività, quindi ci può essere la parte di sviluppo artistico piuttosto che poi la parte di, diciamo, workshop, inteso come momento di informazione barra formazione, perché appunto non parliamo di formazione nel senso più classico del termine, e poi ovviamente di scambio, diffusione, di promozione attraverso attività fatte a livello locale e poi europeo. Quindi anche per avere un'idea, vedete, normalmente poi ci sono gli eventi di disseminazione, di diffusione. C'è una fase di produzione e poi la fase di disseminazione, di base. Un progetto più complesso era questo che ho trovato invece sul Cultural Contact Point della inglese. Però mi piaceva perché innanzitutto è un progetto che prevede un partenariato di 11 enti ed è molto articolato, era un progetto di cooperazione pluriennale, quindi di 5 anni, con un impegno anche economico più importante, però mi aveva colpito perché si inseriva, nonostante fosse comunque nella vecchia programmazione, si inseriva già nelle priorità della nuova programmazione, tant'è vero che inserisce il tema dei cambiamenti climatici come tema fondamentale del progetto, perché è questa l'idea della cultura come trasversale, vedete, come un tema come la sostenibilità, che è una delle priorità di Europa 2020, venga affrontata attraverso la produzione e la disseminazione di opere culturali. Questo che cosa significa? Che anche chi
non fa solo cultura, ma che ad esempio si occupa di cambiamenti climatici, di ambiente, di sostenibilità ambientale, può guardare ad un programma come questo nella parte relativa ovviamente allo sviluppo magari di contenuti specifici, chi ha di propria competenza, così come chi fa cultura va magari anche a guardare programmi di altri settori, la stessa cosa vale per un programma come Creative Europe, per l'integrazione, sempre più per l'integrazione delle competenze. E questo era un progetto molto articolato che prevedeva laboratori di creazione, sessioni di formazione, di informazioni per i giovani artisti e poi di sviluppo e di diffusione delle opere, con festival in 11 paesi europei. All'interno del vecchio programma Cultura esisteva pure la possibilità di finanziare dei progetti dati ad enti più grandi, attivi a livello europeo nel settore culturale. Con questi finanziamenti si riuscivano a finanziare anche le attività istituzionali, non solo quelle di progetto specifico. E un finanziamento di questo tipo è quello che ha ricevuto, non so se avete mai sentito parlare di Fabbrica Europa, comunque è una realtà toscana di Firenze molto interessante, che è diventato davvero uno spazio di sperimentazione artistico contemporanea, di arte contemporanea, di danza, di varie, davvero multidisciplinare. E vedremo se ci sarà ancora questa opportunità, ma è ovviamente un'opportunità diciamo un po' specifica per gli enti più rilevanti, che hanno un'attività che abbia un grande impatto a livello europeo. Mentre rimane come linea di finanziamento quella legata a dei premi, così come appunto la capitale europea della cultura o altri premi che vengono gestiti direttamente dalla Commissione europea. Questo altro fatto, ecco, questo invece era perché mi piaceva anche il sito, si vede rispetto ad esempio agli altri, no? Che è molto più semplice, perché era fatto da una compagnia, da un'associazione teatrale, comunque in provincia di Bologna, per farvi capire come in fondo anche enti non necessariamente di grandi dimensioni siano riusciti poi ad inserirsi in queste linee di finanziamento e con questo finanziamento abbiano potuto portare avanti comunque delle attività specifiche. In questo caso era un progetto appunto che utilizzava il teatro per sensibilizzare i giovani ai temi della lotta alla povertà, ai temi dell'inclusione sociale, che poi anche qui vedete sono temi fondamentali della nuova programmazione, quindi con lo sviluppo di attività proprio anche di produzione teatrali che poi venivano portate in giro per l'Europa sui temi individuati volti appunto soprattutto a favorire la maggiore sensibilizzazione dei più giovani, perché poi l'identificazione dei beneficiari diventa strategico e lo vedremo nelle nostre esercitazioni. Allora, vedete come in questi progetti per esempio ci sia già stata un'attenzione rispetto a dei temi che in realtà facevano parte già della nuova programmazione, perché della nuova programmazione si è iniziato a parlare già dal 2010, quindi quelle che erano le priorità strategiche si conoscevano. L'importante nel momento in cui noi iniziamo a progettare è che ci inseriamo in quelle che sono le priorità stabilite a livello generale e poi nello specifico nel nostro programma. Il nostro progetto deve sempre rispondere ad un bisogno reale e deve sempre essere allineato agli obiettivi generali del nostro committente. Allora, visto che è mezzogiorno e un quarto, proviamo a... Avete già lavorato in gruppo? Però avete fatto già dei gruppi voi, immagino, tra di voi. Proviamo a strutturare il gruppo in questo modo.
e sulla base di queste competenze che avevamo individuato all'inizio. All'interno di un buon gruppo ci dovrebbero essere quattro competenze fondamentali, un po' le abbiamo viste. Ci vorrebbe un leader, una persona in grado di assumersi dei rischi, una persona in grado di coordinare. C'era qualcuno che aveva individuato questa propria competenza, no? Chi aveva detto che aveva capacità di coordinamento? E dov'è? Aiutatemi. Christian, capacità di coordinamento. Safira secondo, questa delle conoscenze delle politiche europee? Capacità di coordinamento. Ecco qua, qualche coordinatore ce l'abbiamo. Poi ci vorrebbe quello che abbiamo preso, il team di Star Trek, come un team che in qualche modo univa delle competenze trasversali utili per portare avanti efficacemente un'attività. Ci vorrebbe una persona razionale, una persona logica, una persona che ha capacità, ad esempio, di rendicontare. E quindi immagino che abbia, no? Delle competenze, ecco, legate alla gestione. Chi altro si sente di avere queste capacità? Qua c'era molto invece del comunicatore, qua. Selene, una comunicazione efficace. Ecco, visione d'insieme, logica e visione critica. Carmine. No, rendicontazione. Ci siamo andati... Rendicontazione immagino che abbia una certa mente logica, no? Per questo era. Invece Carmine ha proprio una visione logica d'insieme. Questa è mediazione... La mediazione, competenze linguistiche, le politiche europee. Alessio, senti di avere una mente logica, tu che hai un quadro delle politiche europee, un po'. No, forse più di tutto può essere qua. Ok. Poi, in realtà c'è la persona, era il medico, no? Della famosa navicella Star Trek, che si prende un po' cura anche del gruppo, in grado di gestire sbalzi, situazioni difficili, forse anche la capacità, se vogliamo, di mediare, di, io mi metto qui, offrire supporto agli altri, affrontare le situazioni un po' difficili nel gruppo. Mettiamoci pure un po'. Perché la comunicazione, che è l'ultima, che è la comunicazione interna e la comunicazione esterna, soprattutto voi che avete messo le competenze di mediazione linguistica, di dialogo interculturale, siete un pochino a metà strada tra chi si sa occupare del gruppo, ma anche chi ovviamente sa comunicare bene e quindi sa fare relazioni. Quindi diciamo che siete in molti, a parte Selene che chiaramente detto che ha questa capacità di comunicazione. Gli altri sono sulla motivazione, quindi metterei legato al gruppo, e competenze linguistiche, gestione di gruppi culturali, competenze linguistiche, gruppi multiculturali, siete un po' a metà, mediazione tra gruppi diversi, quindi Chiara, Francesca, Sara, la pazienza, Alessandro? La pazienza è trasversale, ma ti senti più un leader creativo, una persona logica, o con una mente razionale? Penso di essere più il dottore. La persona che si prende cura. D'accordo, quindi avevo pensato che potremmo strutturare 1, 2, 3 gruppi e voi vi dividete così. Io mi metto qua, 3 gruppi che in qualche modo riescono ad integrare queste competenze. Quindi 2, 4, 5, 2, 4, 2 gruppi da 4 e 1 da 5. Sì,
perché sono le quattro competenze. E ci organizziamo intorno. Prima di questo, io non so se ne avete parlato mentre ero fuori o se sta scritto lì perché non vedo da lontano. Sì. Mi chiedevo quali sono i ruoli specifici in un gruppo di progettazione, proprio se c'è un elenco, che io so che c'è un elenco di ruoli specifici in un gruppo di progettazione. Cioè, immagino che ci sia il coordinatore, che ci sia, non lo so, diciamo se c'è una lista... No, allora, io, cioè nel senso di progettazione o di sviluppo del progetto, di realizzazione del progetto, cioè un gruppo per scrivere il progetto? Esatto, prima ancora. Beh, questo è l'approccio che noi consigliamo anche per lo sviluppo del progetto. Prima ancora, cioè se ti dovessi dire ufficialmente, non so se esiste una lista riconosciuta come valida per cui un gruppo di progettazione è formato, perché molto spesso poi il progettista si trova a lavorare anche da solo e in qualche modo cerca di avere, di come dire, sviluppare anche quelle competenze che magari inizialmente non ha. Tendenzialmente, considerando che un progetto innanzitutto deve essere strutturato tanto in una parte contenutistica, quanto in una parte economico-finanziaria, innanzitutto mi verrebbe da dire che bisogna individuare persone che abbiano competenze sui contenuti, che se vogliamo può essere anche già il creativo su un programma come Creative Europe, ma che abbiano competenze nei contenuti che andiamo a sviluppare o che abbiano competenze nella ricerca, per cui si vanno a studiare, se non hanno competenze specifiche nell'argomento trattato, se lo vanno a studiare, perché poi di fondo quello che noi facciamo prima di scrivere un qualsiasi progetto è una parte di ricerca. Una parte di ricerca sul settore, una parte di ricerca rispetto all'argomento che noi stiamo andando a trattare. D'altra parte un progettista non può che lavorare in stretta collaborazione con una persona che abbia competenze nello sviluppo e nella definizione di budget. Quindi nella definizione di tutti quelli che sono gli aspetti economico-amministrativi del progetto. Cosa che in una struttura, che cosa significa? Dovrebbe avvenire con l'amministrazione della struttura. In un piccolo ente questo può significare che siamo noi stessi che gestiamo anche la parte amministrativa e quindi ci occupiamo anche della definizione degli aspetti economici, economico-finanziari. Tendenzialmente direi che però il lavoro di progettazione dovrebbe essere un lavoro fatto in team, perché prima di tutto ci deve essere una fase di brainstorming per la definizione dell'idea migliore. E questo normalmente dovrebbe essere fatto attraverso un confronto tra magari le persone dell'ente, ma più ancora quello verso cui ci spinge l'Unione Europea è una progettazione fatta in stretta collaborazione con i partner. Cioè non dovrebbero più esistere quei progetti presentati da un unico ente, all'interno dei quali vengono inseriti gli altri soggetti europei che hanno delle competenze specifiche perché ci servono per sviluppare quell'attività. Il progetto dovrebbe essere davvero pensato, ragionato con il contributo di tutti i partner, perché se è scritto, cosa che alleggerirebbe peraltro anche il lavoro di progettazione, che normalmente è un lavoro che richiede anche un impiego di risorse, di tempo molto importante. Se io coinvolgo un partner perché magari ha delle competenze specifiche, mettiamo il caso nello sviluppo tecnologico, che è una fase dell'attività del nostro progetto, è ovvio che quella parte me la dovrebbe scrivere il soggetto partner competente. Quindi è vero che è un lavoro che facciamo con un team nostro interno, ma sempre più dovrebbe essere un lavoro di team europeo. Pensate che nel programma LLP, e speriamo che ci sia ancora, c'era una linea di finanziamento volta proprio a finanziare gli spostamenti di persone per andare da partner
per ideare e cominciare a buttare giù un'idea progetto insieme, da presentare poi nell'ambito del progetto. Quindi è ovvio che non so dirti un elenco delle competenze da inserire in un team di progettazione. Perché comunque immagino che... ti dico che ci vogliono più competenze. Le competenze e il rispetto delle competenze e dei ruoli all'interno di un team di lavoro. Sì, che poi rientra nelle competenze trasversali, certo. Voglio dire, cioè nella capacità di saper lavorare in un team, di sapere ognuno contribuire per quello che sono ovviamente le proprie competenze. Ad esempio, in un team di lavoro in cui ci sono competenze differenti, legati magari a degli ambiti di competenza specifici, è ovvio che di volta in volta si decide chi progetta sulla base dell'iniziativa che si intende sviluppare. Però ti direi che ci vuole comunque una figura di coordinamento più delle figure di competenza. Competenza sui contenuti e di competenza sugli aspetti economico-amministrativi. Lo sviluppo dei contenuti del progetto dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo del piano finanziario del progetto. E quindi quelle due risorse, soprattutto, se, a meno che ovviamente non ci sia una risorsa che possegga tutte e due le competenze, quelle due risorse dovrebbero davvero lavorare fianco a fianco e di pari passo. Tendenzialmente, comunque, ripeto, c'è un'attività di ricerca fondamentale, ma anche sul sito del Cultural Contact Point, dove c'è scritto, c'è la domanda da dove iniziamo, la risposta è da un'idea che sia creativa e che sia innovativa. Cioè, il punto di forza del mio progetto dovrebbe essere la mia idea progettuale, che deve essere in grado di differenziarsi dalle altre, da tutto quello che è già stato fatto, di portare delle innovazioni rispetto a quello che è già stato fatto. Quindi, se vogliamo presentare un progetto che in qualche modo sia vincente, dovremmo avere un'idea vincente che di fondo porti qualcosa in più nel settore. Forse prima ancora da un bisogno, no? No. Quelle che o no? Cioè, assolutamente sì, perché la mia idea nasce. Ovviamente deve essere creativa, ma deve nascere, e mi anticipo, hai fatto bene a sottolinearlo, la mia idea nasce da un'analisi di quelle che sono il contesto e i bisogni, e fa bisogni di quel contesto. Il mio progetto ha senso se chiaramente identifico perché lo faccio, cioè a quale bisogno sto dando risposta. È da qua che nasce poi la fase di ricerca, che è fondamentale ed è necessario strutturare nel migliore dei modi, anche avvalendosi anche di ricerche e di dati statistici. Io sono qui e propongo questo progetto perché di questo progetto c'è bisogno, è necessario. C'è il bisogno di uno specifico target che io devo identificare, a cui nessun altro ancora ha dato risposta. È per questo che dovete finanziarmelo. Perché ancora nessuno ha dato risposta a questa esigenza, che è vero che è sul mio territorio, ma è vero anche che può essere e deve essere rilevante e sostenibile, qua non l'ho messo, ma può essere anche trasferibile in altri contesti. Quindi che ha un valore che travalica anche l'interesse locale. Quindi deve essere innovativa sicuramente. Quindi chiaramente devo identificare qual è il punto di forza della mia idea, qual è l'elemento che la differenzia da tutte le altre e devo chiaramente identificare il bisogno a cui vado a rispondere, oltre che ovviamente chiaramente identificare i beneficiari. Qua, ma l'avete fatto immagino perché mi hanno detto insomma nelle giornate precedenti già avete fatto una parte teorica e una parte pratica, quindi sapete la differenza tra obiettivo generale e obiettivo specifico immagino, no?
identifico il bisogno, identifico i miei beneficiari, devo chiaramente indicare qual è l'obiettivo generale del mio progetto, e l'obiettivo generale è l'obiettivo in linea con l'obiettivo generale del programma all'interno del quale io mi sto inserendo. Anzi, l'obiettivo generale del programma diventa l'obiettivo generale del mio progetto, che io posso raggiungere ovviamente nella maggior parte dei casi nel lungo periodo. Nel breve periodo quello che posso fare è raggiungere gli obiettivi specifici, quelli a breve termine, che sono normalmente i vantaggi immediati che io posso assicurare ai miei beneficiari. E devono essere misurabili, quantificabili, perché l'obiettivo specifico poi viene misurato attraverso degli indicatori di raggiungimento dei risultati. Non entriamo nel sistema di monitoraggio, però se io dico che il mio progetto ha come obiettivo quello di favorire il coinvolgimento di giovani in attività che prevedono il teatro, che prevedono attività teatrali per la promozione dell'inclusione sociale, obiettivo specifico del mio progetto, il risultato legato a questo obiettivo specifico sarà il coinvolgimento di 200 ragazzi tra i 14 e i 18 anni in attività teatrali su temi dell'inclusione sociale. Misurabile, un numero, perché al termine del progetto il mio committente mi chiederà se io ho raggiunto quei risultati, se sono riuscito a raggiungere quegli obiettivi. L'indicatore di raggiungimento del risultato sarà il numero di ragazzi che io coinvolgo nelle mie attività. È chiaro la differenza? L'obiettivo generale del mio progetto sarà come l'obiettivo generale del programma, potrebbe essere favorire ovviamente il dialogo interculturale, le differenze linguistiche, in questo caso utilizzando come strumento quello del teatro. Penso che sia così. Funziona? Funziona. Quali sono le possibili conseguenze nel caso in cui non si raggiunge un obiettivo in modo più o meno grave, insomma? Allora, diciamo che nel corso del progetto la commissione effettua un costante monitoraggio delle attività, che costante, sì, normalmente concretizza in dei rapporti semestrali che noi presentiamo al nostro committente, alla DG, attraverso l'agenzia esecutiva. Rapporti semestrali che riguardano tanto lo sviluppo delle attività specifiche quanto la parte amministrativa finanziaria, perché poi a fronte della nostra della presentazione dei nostri report la commissione può decidere e dovrebbe decidere di darci le varie tranche di finanziamento. Ovviamente questo monitoraggio è volto ad assicurare che non si esca fuori dai binari previsti dal progetto presentato, perché qualora ad un primo step ci si accorge che non si stanno raggiungendo i risultati, gli obiettivi che ci si era fissati, è la commissione che arriva a darci delle indicazioni, fa dei richiami per invitarci a. Alla fine del progetto tendenzialmente si dovrebbe essere riusciti a raggiungere quegli obiettivi. Se lungo il percorso ci si accorge che alcuni obiettivi non sono raggiungibili e che magari alcune attività che si erano state previste non sono sviluppabili per varie ragioni, ovviamente magari si fa una comunicazione alla commissione dicendo magari che quella parte di budget che era prevista per un'attività viene spostata su altre attività che richiedono una maggiore cura, una maggiore attenzione, giustificando quindi le variazioni. La cosa più importante è nel momento in cui facciamo una progettazione di dettaglio iniziale, cioè già nel momento in cui scriviamo il progetto, cerchiamo chiaramente di individuare dei risultati effettivamente raggiungibili.
numero di beneficiari. Ai miei convegni parteciperanno 1000 utenti, perché magari ci vogliamo dare grandi numeri. No, diamo dei numeri che siano coerenti. Identifichiamo fin dall'inizio degli obiettivi e dei risultati raggiungibili. Per questo ci diamo subito degli indicatori di risultato. Più è dettagliato il progetto all'inizio, cioè nella fase di presentazione, migliore sarà poi, più agevole sarà la gestione dello stesso. Dobbiamo fare uno sforzo maggiore nel momento della progettazione, ma d'altronde ci viene anche un po' imposto questo sforzo, perché l'organizzazione dei formulari in work packages, cioè in pacchetti in cui identificare le singole attività e per singola attività individuare il numero di partner, le risorse economiche necessarie, gli obiettivi da raggiungere, gli obiettivi generali o specifici e i risultati, significa già fare un'attività logica di previsione. Al progetto per cui si potrebbe sviluppare, quindi se va a fallire una determinata azione per una SWOT analisi, per una condizione esterna, comunque già dentro il progetto la previsione che possa accadere. Devi farlo. Sì, un esercizio che faremo è proprio uno strumento per cercare di capire quelli che possono essere gli eventuali rischi. Una SWOT analisi va sempre fatta. Se io all'inizio devo fare penso che farò un evento, organizzo dei convegni a cui dovranno partecipare di media 100 persone, faccio per dire. Devo già in fase di progettazione pensare che magari quello è un risultato, eh? Quindi io dico che farò 3 convegni, 100 persone in 3 paesi diversi, quindi come risultato avrò 3 convegni, 300 persone coinvolte in 3 paesi differenti. Nella mia fase iniziale di progettazione, di valutazione dei possibili rischi, dovrò prevedere la possibilità che per fattori esterni quei convegni non si realizzino, che possono essere situazioni meteorologiche, piuttosto che difficoltà nei permessi, magari per delle mostre, e già immaginare in fase di progettazione delle barriere contro questi rischi, cioè delle soluzioni alternative. È ovvio che nei nostri SAL non ci metteremo mai troppo lontani da quelli che erano stati i risultati che avevamo individuato. Poi non significa che se non abbiamo coinvolto 300 persone ma 200 o 250 il progetto non sia valido. Ecco, tutto sta poi anche a giustificare alla Commissione quelle che sono state le attività sviluppate, il perché, e a giustificarle, a descriverle, sempre sottolineando il valore aggiunto che si hanno comportato. Anche laddove ci fosse una variazione nel nostro piano finanziario piuttosto che nel nostro piano di attività, questa variazione va sempre posta, va sempre presentata come opportunità di miglioramento del nostro progetto. Anche se magari noi abbiamo dovuto cambiarlo perché un partner si è ritirato o perché abbiamo avuto problemi esterni. Dobbiamo sempre porla come condizione che va ad accrescere, a migliorare il nostro progetto. Ci siamo? Quindi utilizziamo un primo strumento. Non so se fate normalmente una pausa. Fate normalmente una pausa. 5 minuti di pausa, allora. Rossana non c'è, Marta, con Chiara e Selene, che adesso Chiara, chi è? Chiara? Vabbè, vi potete, un gruppo lavora lì, un gruppo lavora qui e un gruppo lavora lì. Sono 3 gruppi,
Poi c'è un altro gruppo, poi vi darete anche un vostro nome. Cristian? Sì. Carmine? Sì. Carmine? Federica? E Sara? Ok, visto che state tutti qua, mi potete mettere qui, intanto voi che ci siete. Un ultimo gruppo, magari spostiamo questa se siete là dietro. Marco, Alessio, Alessandro. Marco, Alessio, Alessandro e un altro che di cui non c'è il nome. Mediazione tra gruppi? Sei te. Il tuo nome qual è? Emanuela. Adesso vi spiego che cosa dobbiamo fare. Questo ve lo volete spostare dietro? Cioè vi aiuto? Dai, ci aiutate. Vai. Che non ho trovato un altro tavolo e non so se potevamo attaccare. Dove avete un po' di spazio, così sì, ci ragionate. Sì. Se vi volete, magari ora vi do un altro pezzo di scotch. Allora, l'idea è questa. Dobbiamo ragionare intorno a questo schema che si chiama elevator pitch, che normalmente viene utilizzato per sintetizzare quelli che sono gli elementi fondamentali di un'idea, progetto. Si chiama elevator pitch perché dovrebbe essere poi esplicitato nel tempo di un viaggio in ascensore. Quindi è una tecnica che normalmente viene utilizzata soprattutto per quanto riguarda il service design. Quindi io immagino un servizio, devo convincere il mio ipotetico finanziatore a darmi i soldi per lo sviluppo di quel servizio nell'arco di tempo di un viaggio in ascensore. Quindi individuiamo quelli che sono gli elementi chiave della nostra idea progetto e li inseriamo in questo schema che voi avete già fatto. Che significa? Cominciamo a fare un ragionamento su delle idee progetto che secondo me dovrebbero in qualche modo individuare in queste parole chiave uno o due punti di riferimento e intorno a quelle orientarsi. Quindi andiamo a, una volta che abbiamo capito che cosa lo vogliamo fare, brevemente individuiamo per chi lo facciamo, cioè il nostro beneficiario. Perché lo facciamo? Cioè il bisogno per cui lo facciamo. Cos'è il nostro progetto? È un corso di formazione, è un evento, è un servizio di, non lo so, di sviluppo innovativo da applicare ai beni culturali. Per che cosa si differenzia dai nostri, da quello che già esiste nel mercato, quindi per che cosa io mi differenzio dai nostri competitor? E se ho già in mente come intendo chiamare il mio progetto. Perché poi nell'arco di 5 minuti, il 3 minuti, il tempo di un viaggio in ascensore, attraverso l'esplicitazione di questi punti, io dovrei convincere un possibile finanziatore a darmi le risorse necessarie per lo sviluppo del mio progetto. Quindi in qualche modo devo individuare gli elementi chiave della mia idea. La prima cosa per farlo è ovviamente un'attività di brainstorming all'interno del gruppo. Quindi dovete confrontarvi su un'idea da presentare eventualmente nell'ambito Creative Europe, sapendo che, e adesso ve li rimetto, quali sono gli obiettivi generali, la promozione delle diversità linguistiche e culturale e il rafforzamento delle competenze di operatori e delle strutture culturali, ragionando in un'ottica transnazionale, in un'ottica di rete di partenariale di più soggetti con competenze diverse a livello europeo. Ragionando su dei termini chiave che possono essere sviluppo, crescita, innovazione, sceglietene uno, due, per non ovviamente allargare troppo l'ambito di intervento. Considerate che
se io dovessi scegliere uno dei vostri progetti, se io fossi un valutatore, mi soffermerei soprattutto su capire qual è l'elemento innovativo del vostro progetto, cioè la mia idea si differenzia per. Quindi ragionate molto, cercate di far emergere, deve essere una cosa sintetica, in questo schema mi servono poche parole e ci serve che qualcuno del gruppo, per ciascun gruppo, spieghi agli altri quello che intende fare, ma cercate di capire soprattutto dov'è l'innovazione nel vostro progetto. Per innovazione, un'ultima cosa, non so, voi avete un'idea di che cosa sia innovazione o innovativo? Sì, cioè, che cosa, visto che parliamo di innovazione, cioè, come faccio a dire che un progetto è innovativo? L'hanno fatto in pochi, qualcosa che manca, una novità, che porti anche a dei miglioramenti. No? In generale, e l'ha detto pure nel video, non so, non si sentiva bene, questi progetti dovrebbero portare innovazione nei termini in cui portano miglioramento nella qualità della vita dei cittadini, dei beneficiari, per alcuni aspetti ovviamente della vita dei beneficiari diretti delle iniziative. Innovazione, introducono innovazione. Questo comporta un tendenzialmente miglioramento della qualità della vita dei beneficiari. Ovviamente per portare innovazione posso partire anche da ciò che esiste e da ciò che è stato fatto e aggiungere altre cose. Andare avanti non significa ovviamente partire dal nulla. D'accordo. Ragionate intorno a questo schema, ci diamo una mezz'ora. Sì, è il budget di riferimento? No, non ragionate in questo momento sul budget. Il budget lo faremo poi con la definizione specifica delle attività, anche se considerate che un programma cultura nei progetti small, che potrebbero essere quelli che ci interessano, che sono a tre partner, teniamoci magari su questi che sono più controllabili, finanzia massimo 200.000 euro. Ok? Quindi fate un calcolo, il finanziamento è il 60%, prima era il 50%, comunque mettetevi su un budget, se volete fare riferimento proprio a questo bando, sui 400-500 mila euro, considerando un finanziamento che arriva dall'Europa però di 200 mila, per tendenzialmente 2 anni di attività massimo per questi small, così era nella vecchia programmazione almeno. Però la cosa che adesso, tanto voi non arriverete a pensare in questo momento al budget. Siete un gruppo che si è appena formato. Vi dovete confrontare su un'idea che se magari già eravate venuti qui in queste giornate con delle idee, immagino. Io non lo so perché vi eravate già tutti presentati e non l'abbiamo rifatto. So che molti di voi lavorano già in associazioni, avete fatto già sviluppato progetti, no? Vi siete occupati in qualche modo di progettazione. Quindi magari siete venute anche con un'idea in testa e la volontà di capire come fare per portarla avanti. Quindi perché no cercare magari all'interno di un gruppo un confronto per capire se quell'idea magari è fattibile, realizzabile. Perché con il confronto con gli altri magari vedrete che usciranno delle cose a cui magari noi non avevamo pensato e che ci portano a spostarci, a cambiare, a modificare. Quando ci mettiamo in un confronto di questo tipo, cerchiamo di essere, questo no, non è una domanda sciocca, nel senso che, anzi, molto spesso si dice anche nel partenariato, no? Io chiamo un partner, guarda, io voglio fare questa cosa, voglio sviluppare questo progetto. È ovvio che un conto è che io mando al partner una lettera di richiesta di adesione al nostro partenariato con un breve draft della mia proposta progettuale, un conto è che gli mando già il formulario compilato, ovviamente io faccio, do un'idea, non è che quando la presento al partner già gliela do strutturata in modo che lui la prenda e se la rivende. Però non c'è il copyright su una mail che lei manda, quindi è un rischio che ci assumiamo anche in questo contesto. Potrei anche presentarli, no scherzo, i nostri progetti. Io parteciperò a tutti.
quindi partecipo a tutte queste attività di brainstorming. Il fatto è, però, questo è importante, quando ci mettiamo a pensare alla nostra idea, allora, un conto è, io vengo con una mia idea progetto, io ci credo, ho un'idea e credo che sia vincente, che possa essere davvero un'idea che verrà approvata nell'ambito di qualche programma, perché c'è un'idea a prescindere magari dal bando. E voglio proprio fare quel progetto. Allora, dobbiamo capire che quasi mai troveremo un bando fatto a puntino sulla nostra idea progetto. Dice, ah, questo risponde perfettamente, sarà difficile. Dovremmo sempre rivedere la nostra idea iniziale sulla base di quelle che sono le indicazioni che arrivano dal nostro committente, sia essa la commissione, ma può essere anche la regione, piuttosto che una fondazione bancaria e tutti gli altri soggetti finanziatori di iniziative. Quindi ci dobbiamo sempre mettere in una logica di flessibilità, altrimenti rischiamo che la nostra idea progetto rimanga un'idea, ma soprattutto se poi capiamo che non è fattibile, non è realizzabile, rischiamo di non vederla mai, portata a termine. Quindi cerchiamo di ragionare anche nell'ottica di adeguare le nostre idee a quelle che sono le esigenze del committente, se vogliamo portarla avanti, se no rischiamo magari di non vederla mai realizzata. Allo stesso tempo potremmo pensare di immaginare un'iniziativa a fronte proprio di quello che ci viene richiesto. Io non ho un'idea, leggo un bando, mi occupo di cultura e magari cerco di farmi venire una buona idea che sia fatta apposta per quel bando. E questa è anche una modalità. Però, insomma, io credo che tutti noi abbiamo più o meno un'idea di un'attività che vorremmo sviluppare culturale, formativa, di sviluppo locale. Ecco, proviamo a partire da quella per buttare giù poi una proposta più strutturata. Quelle sono alcune parole che sono uscite e che sicuramente sono delle parole su cui si può ragionare, secondo me, per i progetti. Magari individuate 2 o 3 idee, visto che siete più di uno, e poi cerchiamo di capire qual è quella più valida o quella che perlomeno vogliamo portare avanti. I gruppi erano così, là sono... c'è qualcuno? Tuo nome? Marco. Marco, ascolto, capacità di ascolto e di coordinamento? Più o meno era questo. Sei insieme ad Alessio, Alessandro e Emanuela. Là siete uno in più però, quindi c'è... Tu mi sa che sei qui, com'è il tuo nome? Scusatemi, io. Alfredo. Sono lì. Eh? No, non ci sei. Ah, non ci sei te. Qual è la tua competenza? Comunicazione. Vuoi rimanere lì? Però qua è un po' sproporzionato, quindi forse serviresti. Una specie di mercante in fiera. Cominciate a buttare giù delle... Ciao. Poi ce l'avete lì. Vi servono dei pennarelli, dei post-it. Se volete annotarvi, potete anche attaccare dei post-it se volete annotarvi cose, idee. Se volete annotarvi idee, cose, anche lì potete usare post-it, pennarelli. Sì, per chi lo facciamo ovviamente è il beneficiario. Perché lo facciamo è il bisogno. Ok, cos'è, cioè che cosa immagino di sviluppare? Possa essere un servizio, può essere un corso, una serie di eventi, un festival. Per cosa si differenzia? Quindi so che esiste, magari mi dite, perché là in quello originale già c'è la parte anche dei competitori, cioè dei competitor, chi sono coloro che già sviluppano questa attività, sono loro, ma il mio progetto si differenzia da quello degli altri per questo motivo. Sì, una mezz'oretta, sì. Poi ogni gruppo ha 5 minuti per presentarlo. Se volete pure scrivervi cose.
Esatto. Il primo obiettivo, l'obiettivo generale è favorire e valorizzare la diversità culturale e linguistica. Obiettivo generale. Sì, che è molto ampio. Adesso ve li metto gli obiettivi. Un po' qua. Da che partiamo? Qui ci siamo presentati, vi conoscete voi, no? Sì. Sapete più o meno che fate l'uno? Sì, sì, no, okay. Siamo conosciuti in 4 giorni. Ok. 5 insieme. Vabbè, stavamo buttando giù idee, ad esempio pensavamo una delle possibilità che come gli operatori che lavorano in sei biblioteche che le gestiscono sono tutte persone di una certa età comunque senza molte competenze per quanto riguarda i social network, queste cose, potrebbe sviluppare un toolkit pure per loro per fare in modo di gestire le loro strutture un po' innovative. Però sembra molto generale come idea, non è di quelle proprio innovative che ti lasciano. E oltre ad esempio il viaggio che abbiamo voluto fare in Francia per vedere se in realtà non può lasciare fissare un'esperienza o esatto parliamo di operatori di biblioteche. Adesso era venuto ok, biblioteca. Selena, anche tu stai in un gruppo in realtà. Ok, quindi il bisogno di strutture, se vogliamo, però immaginavo di strutture che se vogliamo sono ancora orientate ad un classico modello di gestione. Possono essere, ok, che possono essere le biblioteche, sì, sì, la rete museale, così un po' diciamo delle biblioteche per esempio di un certo territorio. Il bisogno potrebbe essere rendere fruibili, accessibili le diverse attività, quello che le diverse territori. L'accessibilità del patrimonio, c'è un progetto di Google che si chiama Doge, ci sono moltissimi dei più grandi musei del mondo che hanno d'arte e tu puoi sia vedere questo opere d'arte nel particolare, andare proprio in particolare a vedere la pennellata del quadro, oppure fare il giro virtuale al museo, e quindi da vicino guardare a MoMA o l'edilizio. Immaginavo qualcosa che da questo magari circuito non entrerà mai il museo cittadino della città spagnola che valorizza il suo territorio. In rete, quindi conoscere le diversità e anche quello che poi c'è comune, ad esempio dell'area del Mediterraneo. Quindi semmai i beneficiari potrebbero essere gli operatori in piccoli musei, in musei di aree provinciali, comunque non grandissimi musei. Io vi ascolto, non voglio influenzarmi.
non nel senso creare uno strumento in cui loro mettono tutte le loro attività, le loro azioni, però cerco di interpretare quello detto, visto che esiste per grandissime realtà, sì, per grandi realtà importanti, non esiste per piccoli, fare in modo che gli strumenti utilizzo social network, queste piattaforme che usano le grandi realtà, possono essere anche trasferite a piccole, però vabbè, sì. Però sì, buttiamo il principio, insomma, quello che mette. Non lo so. Sembra anche diventare un strumento cristallo. Andare a pistare la città della Grecia, magari va a pistare già un museo e ha qualche cenno di storia, di tanto, di dire, questi strumenti, andare a pistare e fare anche la vista piazza del territorio che va a pistare. Alla fine i diversi canali che, dove passano i flussi turistici, potresti dire guardate che questi comuni sono inseriti in questa rete, potete seguire per capire le attività che fanno. Individuate bene. Magari collegarlo pure a un discorso magari, per esempio, più prettamente turistico, insomma, nel senso quindi della destagionalizzazione dell'offerta turistica, quindi promuovere più discorso culturale rispetto ad altri, quindi diciamo fare in modo che gli operatori informati e messi in rete con una realtà che non è solo di privilegiare ma anche la situazione per modo di coinvolgere quanto più diciamo, attiva possibile. Anche se probabilmente gli spostamenti favoriscano le linguistiche degli operatori che magari sanno parlare inglese. Ho scritto un Leonardo per gente che lavora nell'info, scambio giovanile di mobilità per l'inglese, quello ci sta, solo che non, giustizia, non ha molto carattere innovativo. Individuate innanzitutto, è bene in questa fase, poi restringete il campo individuando magari, ecco adesso è uscito turismo, prima mi veniva più in mente formazione degli operatori rispetto a quello che avete detto voi. E questo è giusto che ci sia questo confronto, poi individuate però magari uno o due ambiti principali di intervento del vostro progetto, quindi con un obiettivo specifico chiaro. Riorientatemelo su, cioè, cultura non finanzia un corso di formazione, nel senso tradizionale, questo mi sembra, è più, va bene l'idea, cioè può starci la cultura enogastronomica intesa come elemento attraverso il quale favorire la conoscenza reciproca tra i popoli, i paesi, i cittadini europei, attraverso quindi però un progetto che prevede scambi tra questi paesi, cercate di immaginate questi paesi, con eventi che possono essere sia di produzione di prodotti ma anche di esposizione, volta a favorire la partecipazione della collettività affinché attraverso i prodotti della tradizione non gastronomica si conoscano le culture straniere. Sì. Però il corso di formazione è un progetto di cooperazione con lo sviluppo di varie attività. Ad esempio, tra cui il corso di formazione, la fiera può essere un festival itinerante in cui la formazione degli operatori sia trasversale anche e sia una fase, una specifica attività del progetto che può essere, può prevedere ad esempio dei workshop e magari partire da un elemento che accomuna
i popoli, quindi mi viene in mente la cucina, il Mediterraneo, ma può essere, esatto, piuttosto che il mare, quindi i prodotti, esatto, cioè quindi andare ad individuare un tema specifico, piuttosto che la cucina come, capito, il corso di formazione come. Il corso di formazione? No, avevamo pensato individuato dei piatti, sì, sì, ma adesso perché ci stiamo ragionando, no? Serve a questo, quindi per darvi delle indicazioni, perché il programma è ampio e si rischia poi di mettere anche... Individuiamo chiaramente... Per esempio, voi l'avevate proprio immaginato per delle donne disoccupate, quindi un corso di formazione che era finalizzato all'inserimento. Giusto? Allora... Io innanzitutto non faccio un corso di formazione e quindi non individuo una classe così, magari così specifica, ma se faccio degli incontri tra operatori di diverso tipo, con competenze differenti, i miei destinatari potranno essere magari gli operatori del settore in generale, no? Quindi, poi non lo so, voi se avete immaginato già chi coinvolgere, cioè chi faceva questi corsi. Le nazioni, no. Ah, i paesi. Quello non avevamo ancora pensato. Quindi comunque per chi, cioè non sono più, cioè non è pensato al, cioè tipo chi parteciperà agli eventi, ai laboratori. Sì, quelli sono i beneficiari diretti, sì sì, quelli sì. Detto così mi sembra proprio destinatario di un corso di formazione. Sì, okay. Sì, no, il target era pensato in... Esatto. Sì, sì, avevamo pensato a dei corsi di formazione. Cioè, in realtà... Però se adesso dobbiamo ampliare... Sì, ma per ora... esatto, cioè questo per ora va bene. Poi li andiamo... domani li andiamo a identificare meglio. Per ora già va meglio quello che... Perché questo mi sembra proprio un corso di formazione. Sì. Se no. Ma immaginarlo più come un progetto. Non si contattano le varie associazioni... quindi comunque gente già esperta, cioè ci si mette insieme e si presenta, si fa un qualcosa di diverso e si porta delle fiere, cioè questo può essere, o la fiera deve essere comunque organizzata dal progetto? Beh, organizzate gli eventi magari nell'ambito del progetto, gli eventi di diffusione, di formazione e informazione, sì, sì. Va bene, quindi dobbiamo rivisitare. Partite da qui. Partite da qui, perché è da qui che poi potete capire tutto il resto. Cioè, per voi perché lo facevate? Lo facevate per aumentare il recupero delle tradizioni? Perché ci sono delle tradizioni, per esempio, in questo periodo, cioè negli ultimi anni, c'è una perdita proprio delle tradizioni, perché la maggior parte, esempio, di donne oppure di industria ormai fanno tutta la pasta a livello industriale e quindi si sono perse proprio le varie modalità e metodologie. Quindi era per un recupero della tradizione, non era per trovare il lavoro alla, okay, alla donna. Cioè quella magari poteva essere una seconda. Quindi recupero di tradizioni legata alla produzione di alla realizzazione di prodotti tipici locali. Vabbè, però la lasciamo così, cioè, poi c'è, cioè, questo, dico. Sì, vediamo, vediamo. Scegliamo 3-4 paesi, Turchia, Italia, Grecia, Spagna. Tu stai parlando solo di patrimonio o di patrimonio abbinato al turismo? Questo lo capisco. E non sta proprio patrimonio, io sì, io semplicemente penso che ci sono 40 beneficiari, che non sappiamo se sono giovani, professionisti, ma quello che vogliamo, 40, 10 per ogni paese. C'è una cosa, cioè tu stai parlando di patrimonio e basta di patrimonio abbinato. Non sto parlando proprio di questo, lei praticamente sta dicendo, sta facendo una sorta, facendo una sorta di scaletta di come si sviluppa più o meno la nostra idea, cioè se vogliamo arrivare a questo festival che cosa bisogna festival fare? Festival su cosa?
Lascia stare quello, poi vediamo su che cosa. Poi vediamo. Se vediamo. Io avevo detto cortometraggio. Quello lo vedremo, poi quella è la parte che ci piace. Ora voglio vedere prima. Tu vuoi saperlo prima? Adesso guardiamo prima quello che devo dirti. Qual è il... Cioè, se devo fare facciamo una cosa senza sapere che sto facendo, no, facciamo una cosa. Qual è l'idea? Allora, facciamo una cosa, facciamo un attimo a finire quello che stava dicendo e poi arriviamo al tuo problema. Ok? No, nel senso... Alla domanda. Alla tua domanda, in questo senso. Allora, qui... Io penso che si bisognerebbe partire da un'idea centrale, non dalla forma dell'idea, ma dell'idea. Allora, cioè, se noi vogliamo un festival, se sarà sulle arti tradizionali o lo sarà sull'astrofisica... È vero che siamo partiti dalle... Ascoltami però, no? Allora, se vuoi sull'astrofisica... Ma anche lui mi devi ascoltare. Vabbè, ok. Ce la facciamo sull'astrofisica o sul coso? Allora, no, quella cosa che dicevo, voi avete trovato delle parole da cui partire? Sì. Tutte queste, magari ok, buttate più o meno là, più o meno là. Formazione, turismo, turismo che poi è legato a sviluppo, con, certo. Di farne okay. Diciamo. E questi 40 avete già identificato dei paesi secondo una scelta per ora così? Proprio... L'idea è quella di realizzare un il punto finale è il festival. Posso darvi un suggerimento? C'è una parte di formazione, di scambio e mobilità. Ok. Perché nasce questo progetto? Perché per una promozione territoriale delle varie realtà. In generale? Sì, è troppo sì. Generale. Sì. Allora, per consiglio proprio, cominciate a ragionare su un bisogno specifico. Se c'è un bisogno specifico del territorio che poi vi può essere anche funzionale di individuare i partner, non in base ad una scelta casuale, ma in base ad una specifica scelta perché quel bisogno è condiviso da quei territori. Allora. Quindi partiamo dal nostro territorio perché non andiamo lontano. Voi immagino siate tutti pugliesi, diciamo. Quindi magari partite da un bisogno del territorio. La valorizzazione di un aspetto specifico legato al patrimonio, perché voi parlate di patrimonio, quindi patrimonio culturale tangibile o intangibile. Quindi sia esso un patrimonio culturale inteso come beni culturali tangibili o come tradizione, saperi. Ok? Volete partire dal patrimonio? Partite dal patrimonio nel vostro territorio. Cerchiamo di capire se c'è un bisogno. Se c'è la necessità di sviluppare qualcosa per promuovere questo patrimonio. Poi lo strumento, e quindi il nostro progetto, che sia un festival, che sia... Poi le vediamo, le attività. Partiamo innanzitutto da... Se serve qualcosa. Conoscere, far conoscere, cioè il bisogno di conoscere il proprio patrimonio. Facciamo un brainstorming su questa cosa, su questa domanda. Scusami. Il bisogno di far conoscere il proprio patrimonio sia agli abitanti del territorio, sia se abbinato al turismo, agli stranieri, ai visitatori, ai turisti, appunto, e quindi la necessità del partner straniero. Allora, l'idea è quella, quindi, magari, per girarla nell'ottica del bisogno, come ha detto Carmine, giusto? C'è una carenza di conoscenza del patrimonio culturale qua legato al barocco, adesso io, perché so questo, voi lo conoscete meglio di me, piuttosto che legato a dei prodotti tipici che rappresentano una tradizione, alcuni saperi, sì, mestieri, saperi, eccetera, legato magari a una carenza di conoscenza sia magari territoriale, là poi andremo ad identificare chi ha questa carenza, per dire il processo come dovrebbe essere, sia all'esterno, cosa che ci porta a collegarci anche con altri paesi europei, perché magari sarà una carenza che si avverte anche in altri territori. Sei d'accordo sul processo? Sì. Poi il bisogno lo identificate voi, può essere questo, può essere un altro, però il processo è partire da un'esigenza. È la parte più difficile, è ovvio che... Ho abituato a fare tutto il... come si chiama? Project Cycle. Problemi, tutto il Project Cycle Management. È un approccio diverso. Sì. Il Project Cycle Management col quadro logico. Il ciclo di progetto. Sì, ma ci inseriamo in realtà nel Project... nel Project Cycle Management, ma è appunto uno strumento differente che dovrebbe essere...
anche di visualizzazione, perché poi tutto questo in realtà si riduce in un abstract di progetto. Ok, ok. Allora, metto la penna in mezzo, oppure ognuno scrive, facciamo questo brainstorming allora in questo modo. Ho scritto già la tua idea, Carmine, per far conoscere territorio e patrimonio, ok? Speriamo di altri brainstorming, in modo da... c'è un brainstorming di bisogni. Cioè io avevo preso la sua proposta e cercavo di rispondere al bisogno. La mia idea invece, il bisogno, perché nasce la mia idea? Perché pensavo che c'è una mancanza sicuramente in quest'area per un appassionato di regia o cortometraggio e quant'altro, di formazione nell'ambito, quindi la mancanza di questo fa sì che poi venga creata una formazione su piattaforma web, dal vivo, quello che vogliamo, di formazione, di cortometraggio, documentari e quant'altro. Dopo questa formazione lo step seguente è che si scambiano e quindi vanno nei paesi esteri a creare dei prodotti, cortometraggio, documentari e quant'altro, sul territorio che stanno visitando, quindi lo straniero che guarda quel territorio. Alla fine c'è un festival dove questi prodotti realizzati mostrano come l'altro ha visto il territorio. Volevo dire questo, l'ho detto. Ok, ho completato quello che ha scritto. Sì, ma che informazione c'è? Secondo me questo è una buona idea, però facciamo un passo indietro, come ci è stato consigliato, a sto brainstorming di bisogni. Ok. Perché deve nascere un bisogno, in effetti è quella la parte. Cosa io ho buttato giù? Le funzioni. Frullatore. Ci dicevano giovedì che era fondamentale come titolo utilizzare delle parole chiave in inglese. Sì. Queste parole chiave devono riprendere comunque. Cioè le parole chiave sono quelle che noi troviamo nel programma e poi nel bando. Il titolo deve essere, non l'ho detto, ma deve essere di facile comprensione. L'impatto deve contenere delle parole che fanno riferimento al programma, in questo caso cultura, creatività, innovazione, dialogo interculturale, conoscenza, competenze, visto che c'è un rafforzamento delle competenze, sono parole chiare. E normalmente dovremmo essere in grado di creare un acronimo, non ve lo chiedo ora, però insomma dovrebbe poi portare ad un acronimo in modo tale che il nostro progetto poi venga definito, identificato con l'acronimo, che normalmente è una parola. Quindi una parola che può essere, dovrebbe essere orecchiabile, simpatica anche se vogliamo, insomma, un po' accattivante. Il titolo è un po' il nostro biglietto da visita, il biglietto da visita del nostro progetto. Riguardo la lunghezza. No, guardate, esistono dei progetti che hanno degli acronimi anche brevi, ma che poi hanno un titolo lunghissimo. Perché appunto l'importante è che poi riusciamo ad avere un acronimo che sia d'impatto, sì, che diciamo che da un punto di vista comunicativo raggiunga l'obiettivo di arrivare al destinatario. In questo momento è il committente, poi dovranno essere ovviamente i beneficiari.
cioè si deve già immaginare in prospettiva. Quindi sì, che contenga parole chiave, ora magari lo dico a tutti, ma loro sono ancora lontani dai titoli, però che contenga parole chiave e che sia poi sintetizzabile in un acronimo d'effetto. Sì, ma insomma, in questo momento l'importante è che voi abbiate definito soprattutto il problema, il carattere innovativo, insomma, cominciate a ragionarsi se avete finito, però l'importante era quello. Però nello stesso tempo dobbiamo includere qualcosa del progetto. Noi chi siamo? Noi chi siamo? Mm-hmm. Noi chi siamo? Siamo l'associazione che okay. Siamo un'associazione sì. Che si occupa di che si occupa di eventi di eventi, di organizzare sì. Eventi culturali. Sia formazione proprio tecnica secondo me e sia anche conoscenza non so vedo come viene gestito il museo spagnolo per esempio no? E magari acquisisco più conoscenze allora, rispetto a quello che hai fatto c'era qualcos'altro dopo quando hai finito di fare insomma, qualcosa che è mancata, che è tornassi indietro magari fare in questo modo. Sì, per esempio. No, nel senso no, che non riesco a vedere un progetto. A che siete arrivati? Abbiamo due tipi di idee. Due tipi di idee? Sì, una è prendere operatori del settore della cultura. Ora verso un'altra idea che era quella di prendere aree turistiche completamente stagionalizzate che lavorano solo d'estate. Salento sarebbe una, prendiamo la provincia di Siviglia e Salonicco. Creiamo una piattaforma in cui si possono caricare le offerte che queste aree possono fornire in periodi destagionalizzati. Di questo stesso progetto già creiamo una piattaforma in cui per dire un turista X potrebbe dire ok in ottobre sono a Lecce, vado a vedere il turista anziché in più diamo una formazione agli operatori del settore in quell'area a interfacciarsi con questa piattaforma. Competenze tecnologiche quindi. Stiamo ancora discutendo tra le due idee, non c'eravamo. E forse cercate di capire per scegliere anche. Allora, da una parte quale è più realizzabile in base alle competenze che ovviamente un ente può avere, noi chi siamo, in base pure a chi siamo noi e alle finalità, alle nostre finalità, no? Cercate di capire quello che non c'è. Perché la destagionalizzazione ha un bisogno reale. Quindi il bisogno più sì, immediato, poi infatti, più visto che dovevamo, rilevante. Come target, noi volevamo, come penso che sia utile, insomma, cercare un settore culturale proprio più o meno definito. No? Allora, tra le cose che erano più virili al discorso forse della stagionalizzazione era quello magari dei musei della realtà contadina, no? per esempio, perché sono collegabili anche ad altri tipi di strutture, cioè o di
su tipi di turismo che non siano quello di massa, insomma, no? Mm-hmm. E quindi vogliamo cercare tra le altre cose possibili di capire cosa manca, per esempio, a questo tipo di operatori, quali competenze hanno bisogno, se per esempio lo scambio magari tra tre realtà diverse che fanno questo tipo di attività può essere utile. Certo. Che deve essere esempio, quindi il bisogno questo... è quello di creare un'offerta culturale che in qualche modo porti i territori ad avere un flusso anche turistico al di fuori dei periodi tradizionali stagionali, giusto? E quindi di conseguenza un bisogno degli operatori di alcune strutture di incrementare le proprie competenze, tanto per gestire probabilmente anche un'offerta turistica differente. Sì. Forse si può pensare anche a questo, oltre che a una piattaforma in cui dare informazioni, attività di promozione del territorio differenti, quindi, che possano attrarre i turisti di questi operatori singoli attraverso attività di, per esempio, trasnazionalità, che facciamo fare incontri con le varie realtà, scambi con altre realtà che hanno magari già sviluppato delle attività, diciamo proprio di audience development, poi domani lo vedremo, però di ricerca di nuovi pubblici e di pubblici anche in periodi magari di bassi flussi turistici. Ma per attrarli o per convincerli? Per convincere lo spagnolo a venire in Italia o per attrarre lo spagnolo che già ha Lecce? Questo lo dovete identificare se voi volete rafforzare e quindi consolidare il rapporto con la vostra utenza. Magari c'è già uno spagnolo che viene d'estate e lo volete convincere a venire anche a Natale, offrendo un altro tipo ovviamente di prodotto turistico, di servizio. Oppure se volete rivolgervi a chi non è ancora conosciuto, ma potete farlo anche per entrambi, no? Però ovviamente con delle offerte differenti. Magari per quello che conosce già il territorio, poi dovrete immaginare, ma non mi serve che entrate adesso nello specifico. Poi nello sviluppo dell'idea, anche nelle singole attività di progetto, sarà necessario identificare più chiaramente destinatari ed attività. Però non è che una cosa esclude l'altra. Si producono i piatti tipici. Durante queste fiere io produco il piatto di arricchette, lo faccio pagare a chi viene o non si può? No, allora nel programma all'interno del programma, visto che è finanziato, i servizi dovrebbero essere offerti gratuitamente. In alcuni casi si può prevedere un minimo rimborso per la partecipazione, però tendenzialmente, visto che c'è il finanziamento, si predilige che l'utenza sia in questa fase, cioè nella fase in cui il progetto è finanziato, sia facilitata la partecipazione, che l'obiettivo è favorire la massima partecipazione. Ovviamente a fianco alla produzione poi ci può essere anche convegni, no? Ci possono essere anche altre attività di produzione. Tendenzialmente dovrebbero essere gratuite, però se già immagino un'attività come questa, già so in un business plan più a lungo termine che probabilmente è un'attività che mi porterà a profitto eventualmente. Per esempio, quando si vanno a contattare, no, i vari patrocini, cioè partner. I vari partner, cosa si fa? Si chiede solo la possibilità, insomma, di collaborare nella stesura del progetto, oppure c'è... Domani vediamo la parte del partenariato, comunque. Ah, okay. Facciamo proprio una parte sul partenariato. In questo momento non è importante. Okay. Vediamo proprio magari come costruire un network europeo. In questo momento serve che definiamo l'idea, perché poi a partire dall'idea cerchiamo di capire anche chi andare a contattare. Avete fatto voi? Sì. Va bene. Alle due deve finire. Alle due deve finire. Allora, a che punto siete? In alto mare.
Cioè, mancano 10 minuti alle 2, per le 2 ce la facciamo a scrivere, anche a bozzare, abbozzate le idee che avete tirato fuori in questo primo confronto. È un primo confronto, abbozziamole lì. Vabbè, non è la compiutezza che cosa c'è. No, no, l'importante è che ci avete un'idea in questo momento. Poi c'è un'innovazione. Poi quando innovativo meno, poi. Eh beh, poi quello serve pure le ricerche fatte. Però intanto partiamo da questa idea, poi magari anche domani approfondendola ci vengono in mente altre cose. Il nome, allora, considerate che il nome. Scusatemi, una cosa per tutti, il nome del progetto dovrebbe, come dicevamo con loro, dovrebbe innanzitutto magari contenere delle parole chiave. Normalmente le parole chiave sono quelle che prendiamo dal bando, prendiamo dal programma, quindi quelle che ci siamo dette in fondo, innovazione, dialogo, gli obiettivi, diversità culturale e linguistica, dialogo multiculturale, competenze degli operatori. E poi ovviamente... se riuscite, ma non ora, come consiglio generale, il titolo, che può essere anche lungo, dovrebbe poi essere ridotto in un acronimo che in qualche modo è il biglietto da visita del nostro progetto, quindi dovrebbe essere oltre che orecchiabile, facilmente memorizzabile, anche un po' allettante, un po' divertente, sì, perché poi al nome collegheremo il logo e ovviamente tutta la comunicazione ruoterà intorno a quello. Individuate una persona nel gruppo che poi lo presenti a me. Lei è la segretaria. Ah, perché tu sei quella? No, allora c'è Rossana che sta relazionarsi con gli altri. Chiara. Vediamo dove possiamo attaccarlo, se possiamo attaccarlo nell'altro. Scrivetemelo là, scrivetemelo lì. Proprio sinteticamente le cose più importanti. E trovate una persona che poi lo presenti alla classe. Cultura già ce l'hanno rubato però, No, esiste questo. Questo qua, questo però. Cook, non l'ho sentito perlomeno. Ma come un altro bello è Cool Tour. Tour. Sì, quello è bello, però c'è una trasmissione che si chiama. Chi è il beneficiario? Perché lo faccio? Per chi lo faccio? Cioè, io ho identificato un bisogno. Per chi lo faccio? Per chi lo faccio? Per i Rom è il beneficiario diretto? Se i Rom sono il beneficiario diretto? Sì, per promuovere... No, perché ci ho messo... Allora, mettilo per la comunità locali e perché? Per favorire la conoscenza, immagino, della cultura Rom, non lo so. Territoriali. Se è per il gioco, poi magari poi... Comunità territoriale, allora. Comunità. Possiamo... Selen, possiamo attaccare anche sugli altri... Una questo cosa lo posso genere. Prendere? Vabbè, si è scritto malissimo. Mettendo le parentesi. Tour. È troppo difficile, è troppi concetti. E sarebbe Book Tour Lab. Sì. Solo che gioca su anche su tour in questo tour. Caso. E perché tra parentesi? Cultura. È una doppia possibilità di... Però diventa forse troppo difficile. È un po' complicato. Cioè, immaginate che poi il vostro progetto sarà Cook Tour. Sì. O Cook Tour, però si perde poi se io lo dico. Sì. Tra più parenti, sì. Ok, allora facciamo da qualche parte libera, tipo là. Allora. C'è
basso. Lui perché è alto. Potete scrivere anche col pennarello direttamente. Se volete datevi un nome anche a voi, insomma, questo se volete. Allora, chiudiamo, mi sa che dobbiamo chiudere. Vediamo, scriviamo. Sì, sì, sì. Ok. Allora, scegliete all'interno del gruppo una persona, forse non so se è quella che ha le competenze più legate alla logica o comunque che sia in grado di o di comunicazione, che ci spieghi il l'idea progetto. Ristorante, visto che è una gastronomia, in trattoria. Tavolo per quattro. Carino. Tavolo per quattro. Sembra una tavola. Cioè, vedi, ma giusto per dare un nome? Sì, 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 credo che sia il nome della situazione. Sì, no, sì, no. Così, se vi volete identificare. Va bene pure un elemento per rendere innovativo il nostro progetto, eh? Non dobbiamo... Su cosa vi siete? Sull'elemento... Questa differenza, la... Sì.
può anche differenziare per la metodologia che poi utilizzate, per gli strumenti che utilizzate, per di processo, insomma, no? Anziché di prodotto. Esatto. Cioè può essere un'innovazione legata non magari a quello che poi fate, che magari è stato già fatto un attimo. Il fatto di prendere il fatto di scegliere i musei. Il Salento che perché noi adesso l'idea che abbiamo fatto è quella di portare operatori turistici, comunque enti locali di aria, che noi attraverso le nostre ricerche abbiamo selezionato ovviamente certo. In cui ci sono forti tradizioni di danza popolare ma non utilizzate turisticamente. Vorremmo portarli qua e mostrare come abbiamo fatto noi con la musica. Quindi prendendo il Salento come una buona prassi. Questo è un elemento innovativo che compariamo con una buona prassi. Per incrementare i flussi turistici. L'elemento è... Sì, però per mandarci meno, diciamo, e attraverso al di là del turismo, diciamo, di massa convenzionale. E poi come fatto l'evento. Del discorso dei grandi eventi, insomma. Che in questo modo si può destagionalizzare oppure comunque riuscire a fare grandi. Quindi è utilizzare la danza come elemento e la tradizione. Non so se è stato fatto un discorso del genere, questo... consideriamo i limiti di tempo di possibilità, diciamo che è uno strumento per ragionare e capire come ragionare, un esercizio, ecco, non so se è un elemento innovativo, se magari è già stato fatto, bisognerebbe vedere se è fatto, per esempio, ecco, tu hai detto prima che hai detto Siviglia, o comunque se pensate sia stato fatto per il flamenco piuttosto che per il tango. Ok, va bene. Poi magari nel pomeriggio vi vengono in mente altre cose. Allora, non hanno finito. Devo scegliere il nome. Il nome. Allora, chi è bravo, il bravo comunicatore del vostro gruppo riuscirà a fare il pitch? Ma quanti piani è? Facciamo un... è una esposizione d'ascensore, presentazione d'ascensore. Sì, sì, è presentazione d'ascensore. Facciamo che è un grattacielo, teniamoci sui 3 minuti per ciascun gruppo per presentare la propria idea. Andiamo in ordine di chi ha finito prima, va? Allora, il gruppo... Chiara. Ragazzi, ascoltiamo tutti Chiara. Prendiamo i tempi. Allora. Chi siete? Noi siamo l'associazione culturale Eventur. Allora, abbiamo pensato, non rispetto l'ordine, possibile? Come parto vai, dal... Allora, abbiamo pensato ad una serie di workshop itineranti, fiere ed eventi, destinati ad operatori turistici e culturali, istituti alberghieri, cooperative slow food, pastifici. Allora, quello che il nostro obiettivo sarebbe il recupero delle tradizioni, quindi in campo culinario, a partire appunto dalla cucina, culinario, enogastronomico, e il rafforzamento dell'identità. Quello che secondo noi ci differenzia è il fatto che però vogliamo coniugare il passato con il presente attraverso l'unione delle tradizioni con la tecnologia. Quindi vorremmo utilizzare il sistema web 2.0, Alfredo è un esperto del settore digitale, quindi promuovere la diffusione anche in, tramite il digitale, social media. Piattaforma online, quindi questo secondo noi ci consentirebbe anche di allargare il target, perché noi abbiamo pensato che solitamente le tradizioni potrebbero riguardare gente che
potrebbe essere magari di età un po' più avanzata, mentre attraverso l'uso dei media, del digitale, potremmo anche includere i giovani, persone che normalmente magari non si sentirebbero inclusi da questo genere di iniziativa. E poi cos'altro? Il nome Cookture, quindi il gioco di parole tra culture e cook, quindi cucinare, lab, Cookture Lab, laboratori. Ok, tutto questo. Hai un minuto, vuoi aggiungere? Vuoi darmi maggiori informazioni? Devo decidere se finanziare. Avevamo deciso i partner, Turchia, Grecia, Spagna insieme all'Italia. Avevamo pensato ad una cucina mediterranea, quindi le tradizioni mediterranee. Cos'altro? Sì, vorremmo mirare al rafforzamento dell'identità anche tramite la condivisione con le altre culture. Ok, avete ascoltato voi? Non sto guardando il cellulare. Se avete ascoltato e se avete delle domande da fare all'altro gruppo rispetto al progetto. Se avete delle curiosità, dei dubbi, se avete capito, se volete capire meglio. È una serie di workshop itineranti. L'idea è quella di partire dall'Italia e di promuovere uno scambio con queste altre culture, quindi Turchia, Grecia e Spagna, sulla cucina, quindi la cucina è, come mezzo, diciamo, per promuovere una sorta di integrazione, per promuovere la condivisione tra le nazioni, tra queste diverse culture, ma anche per salvaguardare le tradizioni. Ma dopo alla fine, il fine a se stesso, non ci sono delle fiere? A livello di sostenibilità, forse, sì. No? Quello poi facciamo un'analisi della fattibilità. Però noi per esempio avevamo pensato comunque, avevamo individuato non la cucina in generale, ma per esempio, siccome stiamo parlando di dieta mediterranea, avevamo pensato comunque di portare, cioè di far conoscere le nostre modalità di tipo di come si fa la pasta. Siccome oggi tutte le grosse industrie comunque hanno una realizzazione comunque industriale tramite macchine, noi volevamo comunque portare nelle varie culture tramite questi workshop spiegare come si fa la pasta tipo a mano, fatta in casa. Quindi è un po' anche un trasmettere una tradizione, un mestiere. Esatto, quindi avevamo anche pensato. I destinatari sono gli operatori? I destinatari sono gli operatori non turistici, cioè più che altro delle realtà tipo delle cooperative piccoline che non riescono a farsi, non sono così forti da magari andare all'estero a fare delle fiere o qualcosa in particolare, quindi farli entrare a far parte del gruppo per poi apprendere, cioè tutti insieme magari una maggiore conoscenza e alla fine del progetto creare, non lo so, delle cooperative, qualcosa per produrre e vendere poi questi prodotti. Esatto. Sì, cioè bisognerà poi trovare, nello sviluppo ovviamente dell'idea, questa esatto. È una prima idea, bisognerà trovare quel fil rouge, quell'elemento che caratterizzi poi questa produzione, che sia quello dei mestieri, piuttosto che sia il trasmettere una conoscenza legata al cibo per conoscere l'altro, esatto. Individuare il tema, esatto, individuare il tema che vi unirà anche agli altri partner che adesso avete scelto così perché sono nell'area mediterranea e poi ovviamente dovranno essere giustificati con l'identificazione chiara del filo che vi unisce. Che può essere... L'origine della pasta, che è nata della pizza, della vita, della...
potrebbe essere, esatto, potrebbe essere questo, piuttosto che potrebbe essere il passaggio da una produzione tradizionale, quindi come cambiano i mestieri magari nell'ambito della produzione dei prodotti tipici, gastronomici, quindi legato a questo, anche magari con l'intento di avvicinare i giovani, no? Esatto, quello avevamo pensato. Questo potrebbe essere, un altro, questo lo capiremo meglio identificando chiaramente per chi vogliamo fare questo progetto, perché un conto è che per esempio in quell'idea noi lo faremmo per i giovani, no? Che vogliono inserirsi, certo. In un altro caso lo facciamo per gli operatori per facilitare la vendita, no? Avete detto questa cosa di prodotti. Devo capire bene qual è il bisogno primario a cui voglio rispondere, va bene partire da qui, lo svilupperemo poi nel corso delle prossime giornate e focalizzando. La cucina come linguaggio, come lingua e mediterranea, perché penso che fosse, sì. Le varianti territoriali sono i dialetti. Cioè sono un parallelo tra cucina e differenze linguistiche. Sarebbe carino. Grazie. Chi è il comunicatore del gruppo? Come vi chiamate? Oddio. Chi è il comunicatore? O chi è che vuole prestarsi a questo ruolo? Io sono il leader. Lei è il leader. Lo fa il leader. Comunicatore, chi è? Christian? Carmine? Gestione gruppi, Sara? Che sono io? Vabbè, più gestione gruppi, ma era quest'altra motivazione. Puoi motivare. No, prego. Non c'era un vero comunicatore. C'era Selene da qualche parte. Vai. Va bene. Io ascoltiamo Christian. Ok. Sì. Chi siete, chi non siete? Allora hai 3 minuti. Vai. Sì. Noi siamo un'associazione di Pescara, Pro Roma ci chiamiamo, e praticamente abbiamo pensato di creare, parto direttamente da che cos'è, non va bene, allora abbiamo pensato di creare un festival prente sulla cultura rom, sulle tradizioni e la cultura Rom, prima di fare un festival, quindi, che potrà essere fatto di alcuni giorni, quindi itinerante poi tra vari paesi, abbiamo pensato di includere dei laboratori interattivi che includano quindi persone Rom e la popolazione locale. Paesi partecipanti siamo Italia, Romania e Slovacchia, perché siamo specie i gli ultimi due sono paesi che hanno un'incidenza, cioè hanno problemi maggiori a gestire le comunità a Rom. E noi siamo di Pescara, non peraltro, nel senso perché abbiamo una delle più grandi comunità Rom di tutta Italia. E, quindi per chi? Per le comunità territoriali, quindi beneficeranno quindi tutti, perché si va a toccare proprio, si va a combattere la xenofobia e i pregiudizi che si hanno nei confronti loro, ed è anche un modo per includerli socialmente, di includerli socialmente, di farli, come dire, partecipare a questa iniziativa che riguarda tutta la città, appunto una delle tre città. E in più possiamo anche, cioè si combatte i pregiudizi anche attraverso la conoscenza, quindi attraverso la diffusione, la promozione della cultura, delle arti tradizionali. Noi abbiamo pensato attraverso teatro, danza, musica, arti figurative e anche artigianato, che è anche molto bello. E quindi attraverso quindi la conoscenza di queste di questa cultura e di queste arti, quindi ad arrivare a combattere quindi i pregiudizi e la xenofobia. Sono un po' circolare nel discorso. Comunque, ci differenziamo principalmente da altri festival, perché innanzitutto abbiamo un'interazione diretta e indiretta con le popolazioni e la comunità Rom.
i laboratori anche, che sono quindi il mezzo per cui il festival diventa solamente un fine, non fine a se stesso, ma un, come dire, un, il fine, cioè il prodotto finale di quello che in realtà della crescita che si è avuto all'ambito dei laboratori. È finito, siamo arrivati. Ok. Sì, si chiama Rom Rom. Vuoi dirlo? Si chiama, ci teneva. Giusto, si chiama Rom Rom. Rom Rom Fest. Perché? Perché c'è la radice latina del Rom, del suono Rom, e c'è la radice specifica, anche se lui dice in inglese dice Roma, comunque della specifica comunità con cui si interagisce. Quindi sono due volte Rom, e poi c'è Fest. E poi c'è la gioco. Sì. Allora, avete domande, avete osservazioni da fare al gruppo di Pescara? Più che altro semmai un Daphne. Sì, ci ho pensato che poteva essere un Daphne, ormai il programma, anche quello sul vecchio Fei o il vecchio Fer, che adesso è tutto un unico programma, però insomma quelli che sono dei programmi specifici sulla, ovviamente, le politiche legate all'immigrazione, ai flussi o sociali. Però in realtà se accentuiamo di più l'aspetto della cultura, artigianato, aspetto di produzione, diffusione di una cultura, di tradizioni culturali, perché no inserirlo anche in cultura? Non è escluso. Ovviamente l'obiettivo deve proprio essere quello di favorire la conoscenza, no? Di una popolazione che normalmente viene esclusa anche dai normali percorsi culturali. Questo è peraltro un elemento importante che valuteremo domani, cioè proprio perché normalmente non partecipa, non viene coinvolta in attività di questo genere, questo potrebbe essere un valore aggiunto nel nostro progetto. Il bisogno è quello di? Dell'inclusione. Fondamentalmente, quindi, è il bisogno principale a cui rispondete è quella, la necessità di... Sì, dell'inclusione sociale e la diffusione e promozione della cultura Rom, quindi quanto cultura europea, cioè in senso che appartiene, comunque fa parte dell'Unione Europea. Questa era, diciamo, la... Sì, noi abbiamo posto molto più l'attenzione su il perché e il come, più che sul cosa. In realtà ho posto poca attenzione sul fatto di musica, teatro e quello, però in realtà era su... ovvio che poi si sviluppa su quello, poi, però noi abbiamo preferito parlare del retro, cioè dei mezzi, del retroscena, più che del prodotto finale. D'accordo, grazie. Ultimo gruppo. Siamo per partire con l'ascensore, avete 3 minuti anche voi. Okay, mi devi convincere a finanziare questa idea, è una buona idea, una valida idea progetto. Ok, giusto per cambiare rispetto ai precedenti, partiamo dal punto finale, cioè dall'acronimo con cui vogliamo un po' presentare questo progetto. Allora, così io personalmente ho scelto come nome Dante, anche se non c'entra con il personaggio, perché abbiamo creato un acronimo che sarebbe in inglese Dance and Art for Non-Conventional Tourism in Europe. Perché questo? Perché noi vogliamo coinvolgere degli operatori turistici e associazioni culturali del territorio locale e anche di altri paesi europei. Abbiamo pensato soprattutto di concertarci
principalmente sui paesi mediterranei, quindi Spagna e magari anche Balcani, giusto, dove è molto presente la tradizione della danza popolare, e quindi vogliamo concentrarci soprattutto su quello. Per fare cosa? Per promuovere diciamo, sia formazione degli operatori ed anche uno scambio di esperienze best practice tra operatori diciamo sempre delle danze popolari, però anche un po' cercare di allargarlo alla promozione dei diversi territori, perché vogliamo puntare alla destagionalizzazione dell'offerta turistica nella nostra area, l'area Salento, ma anche diciamo in altre zone appunto del Mediterraneo. Quindi vogliamo fare un laboratorio per diffondere appunto delle buone pratiche attraverso il quale si potrà avere un confronto tra esperienze diciamo differenti e che possa anche presentare una immagine un po' differente dei territori in questione, per allargare sia la conoscenza, migliorare i propri servizi e anche essere più appetibili per una platea più ampia di turisti, insomma, ecco. In cosa proviamo a differenziarci? Al fatto che si scelga principalmente la danza come promotore della valorizzazione del territorio, e anche nel modo in cui viene identificata la danza popolare. Cioè, per esempio, noi in genere, quando parliamo con degli operatori culturali di quel settore, si percepisce che viene... Siamo arrivati. Ok. Basta. Siamo arrivati a una... L'elemento chiave che è il Salento. Vai. Giusto per dire, perché non l'ho dimenticato, siamo noi la best practice in questo caso, perché abbiamo valorizzato una danza popolare, l'abbiamo anche sfruttata per flussi turistici, per identità locale, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo selezionato quest'area dove ci sono forti danze popolari, ma che non hanno avuto questo seguito in altri settori, cioè non hanno avuto uno sviluppo turistico, e quindi... Esportate una buona prassi, quindi facendo, diciamo, soltanto una cosa, trasmettendo le competenze degli operatori anche ad altre. Faremo uno scambio qui con operatori nelle diverse zone, e gli mostreremo cosa abbiamo fatto noi con la danza, le varie notti della Taranta itineranti, poi l'evento finale, eccetera, eccetera. Questo ha destagionalizzato il flusso di... No, in realtà quello l'avevamo abbandonato durante la... Ah, ok. Però perché... può essere un obiettivo secondario, potrebbe anche permettere di destagionalizzare, ma siccome il Salento non l'ha fatto, non potevamo neppure presentarci come best practice, esatto, per la digestione. Quindi sono due cose diverse. Sì, sì, sì. Avevamo 3-4 progetti. E quindi poi bisognerà, continuando a progettare, identificare chiaramente qual è il core del progetto. Giusto, no, l'unica cosa che volevo aggiungere prima, però ovviamente era scuto i 3 minuti, quindi non... Prego. Sì, sì. No, era cioè il fatto di andare al di là, per esempio, al discorso che la musica popolare, per esempio anche salentina, viene vista più, diciamo, per il grande evento, oppure in maniera, diciamo, di divertentismo, quando poi molti operatori del settore invece la vendono in maniera differente, cioè come qualcosa che ricorda la tradizione contadina, storie anche non proprio positive, ma di sofferenza, insomma, molto differente da come viene vista dal turista convenzionale. Ecco, questa forse poteva essere la innovazione. Un momento per la trasmissione di una tradizione. D'accordo. Allora, per oggi grazie e ci vediamo domani. Ah, scusate, avevate domande su curiosità? Anche dopo. Lo finanzio, però...